Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar sulla finanza innovativa per sostenere le imprese, organizzato dalla Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Innesta. Prima di entrare nel vivo dei lavori, cedo subito la parola al dottor Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio. Prego, dottore. Grazie, buongiorno a tutti. Noi come Camera di Commercio abbiamo da tempo seguito le problematiche collegate al credito e collegate alle grandi problematiche, soprattutto delle piccole imprese, perché ci sono una serie di realtà di imprese che hanno delle notevoli difficoltà nel gestire le questioni proprio collegate al credito. Partiamo da un primo aspetto, che è la situazione negativa che stiamo attraversando. Noi ci troviamo con delle imprese che hanno degli importanti crolli di fatturato causa pandemia. Ci troviamo delle imprese che hanno quindi dei flussi di cassa problematici rispetto a rientrare da investimenti pregressi, dal pagamento di scorte, di attrezzature, di investimenti. E questa situazione praticamente è una fotografia di aziende che sono in difficoltà. E purtroppo tutte le persone che sono qua presenti sanno come il sistema bancario dia prevalentemente soldi a chi non ne ha realmente una grande urgenza e una grande necessità. È per questo che bisogna riuscire a educare le nostre imprese, perché devono riuscire a realizzare degli strumenti a partire dal loro bilancio aziendale, che sono degli strumenti di comunicazione, comunicazione col resto delle imprese, ma anche comunicazione col sistema bancario. E qua in Italia c'è una nota dolente molto importante. Noi dipendiamo troppo dal sistema bancario. Noi abbiamo praticamente un equity che è un 1% del mercato del credito rispetto alle imprese. Noi dipendiamo quasi esclusivamente dal sistema bancario. E questo vuol dire che nel momento stesso in cui entriamo in un circuito con determinate regole, noi da quel circuito non usciamo più. Innesta sta facendo veramente una bella quantità di iniziative. Il sistema camerale sta portando avanti alcune cose sperimentali, ma veramente innovative, che noi guardiamo con attenzione perché le riteniamo così proiettate in avanti da essere anche curiosi di comprendere poi gli effetti che queste sperimentazioni potranno in qualche modo avere proprio nel sistema finanziario. E nel nostro piccolo, noi in Liguria abbiamo portato molto avanti alcune esperienze. Il dottor Paglietti lo sa benissimo, che vanno dalla cambiale finanziaria ad alcuni strumenti che consentono al mercato di poter ottenere finanziamenti non dal sistema bancario e che quindi non vanno anche ad appesantire l'indebitamento col sistema bancario delle singole imprese, ma vengono gestite su un binario a parte, e riteniamo che questi fenomeni devono essere approfonditi dal sistema camerale per fare in modo di poter offrire un menù alle imprese, perché il piatto che bisogna ordinare non è il più semplice della lista, cioè bisogna sforzarsi. La questione della finanza è una tematica che le piccole imprese non affrontano ancora con sufficiente serietà e approfondimenti. Tanto per farvi un esempio, abbiamo fatto un'indagine insieme alla Regione Liguria e a Unioncamera Nazionale sul risk management, per fare tutta una serie di valutazioni rispetto a come le imprese ritengono di affrontare le problematiche collegate al credito. E vi garantisco che da questa indagine emerge quanto perlomeno ci sia una consapevolezza da parte delle imprese di non essere sufficientemente coperte rispetto al fronte finanziario e alle capacità di affrontare le problematiche da un punto di vista finanziario. Per questo motivo noi crediamo che l'assistenza alle imprese esistenti in un momento di difficoltà come questo sia fondamentale. Per concludere, voglio anche far presente che la Camera di Commercio di Genova mette a disposizione dei giovani nuovi imprenditori un servizio per la creazione di impresa. Pensate, questo nostro servizio parla con qualcosa come 600-700 persone all'anno. Ma il 60% di queste persone, dai nostri esperti, vengono dissuase dal mettere in pratica l'attività che prospettano,
o non hanno le capacità, le competenze e le conoscenze merceologiche rispetto a quello che vogliono andare a fare, o non hanno una capitalizzazione sufficiente, o non hanno una conoscenza di quello che è il benchmarking e il geomarking rispetto alle iniziative che vogliono attivare, e cioè la concorrenza e il mercato relativamente al loro settore. Noi, quando impediamo a una persona di aprire questa attività, facciamo risparmiare a lui e alla sua famiglia quantità di soldi importantissimi che devono essere scaricati a terra su iniziative produttive, non essere buttati in tritacarte e praticamente far firmare tanti nonni con garanzie familiari pensando di trovare un posto di lavoro al nipote che in realtà poi non trova il posto di lavoro perché quella non è un'idea vantaggiosa. Ecco, noi come Camera di Commercio di Genova, anche con l'aiuto di Nexta, vogliamo essere sempre più efficaci anche in questo servizio. Per farvi un esempio, le persone che escono dal nostro servizio di creazione di impresa hanno una mortalità dimezzata rispetto ai soggetti del resto del campione delle imprese iscritte alla Camera di Commercio nell'arco dei primi 3 anni. Perché è chiaro che partire con un po' di accorgimenti e con una certa accortezza aiuta tutti, perché quando si presenta la crisi e andiamo per correre ai ripari e andiamo a cercare finanziamenti e aiuti, è il peggior momento della nostra vita imprenditoriale. Quindi partiamo con attenzione, studiamo le cose per tempo e facciamo attenzione a un mercato che non deve essere limitato ai prodotti bancari. Ma noi dobbiamo riuscire ad avere altri prodotti da offrire alle nostre imprese, e sono convinto che per l'ottimo lavoro che vedo che Nexta sta facendo, noi potremo insieme presentare prodotti innovativi, e il sistema camerale ha la possibilità di trasferire le buone pratiche. Oggi noi abbiamo degli esempi liguri, vedo che il Veneto sta facendo delle grandi cose, vediamo le cose che succedono e ovviamente il nostro faro è e continuerà a essere Milano, perché è un punto di riferimento non solo finanziario, ma anche come gestione di un ente che funziona e che dà servizi alle imprese. Ringrazio il dottor Paglietti e spero che si possa fare molte altre trasmissioni, come quelle che peraltro abbiamo già in programma con esperti e tutto, per poter presentare anche nuove linee e nuovi prodotti alle imprese che saranno interessate. Grazie, dottor Caviglia. Il suo intervento direi che ha inquadrato benissimo un po' quello che è lo spirito con cui abbiamo organizzato questi due webinar del 19 e del 26 novembre. Oggi è proprio il primo appuntamento di questo miniciclo dedicato agli strumenti che le imprese hanno a disposizione per affrontare, e ovviamente si spera di poter uscire e ripartire da questa fase di emergenza. Oggi parleremo in particolare degli strumenti che la finanza innovativa mette a disposizione delle imprese. Per fare questo ci avvarremo anche dell'aiuto di alcuni dei principali operatori di mercato che ringraziamo fin d'ora per la disponibilità a intervenire. La prossima settimana invece faremo un intervento più tecnico su uno di quelli che considero gli strumenti più importanti di presentazione delle imprese, che è il bilancio. Troppo spesso sottovalutato e troppo spesso considerato soltanto un'incombenza amministrativa. In realtà il bilancio è a tutti gli effetti un biglietto da visita finanziario con cui le imprese si presentano agli interlocutori finanziari. E il fatto che sia redatto nella maniera giusta, in modo da evidenziare i punti di forza dell'azienda e giustificare se ci sono anche dei punti di debolezza, può essere determinante per poter avere accesso o meno a numerosi strumenti di finanziamento che sono disponibili sul mercato. Per cui nel prossimo appuntamento, lo ricordo il 26 novembre, parleremo del bilancio e vedremo anche in che modo gli interlocutori finanziari leggono il bilancio e lo abbinano poi alla centrale rischi per decidere se concedere o meno i finanziamenti. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, parleremo dei principali strumenti che la finanza innovativa mette a disposizione delle imprese. Per fare questo ne parleremo con Fabio Bolognini di Working Voice, che è stata la prima piattaforma italiana di invoice trading. Ne parleremo con Angelo Rindone, fondatore di Produzione dal Basso,
anche in questo caso, prima piattaforma di crowdfunding italiano che ci parlerà invece del cosiddetto reward crowdfunding. Parleremo poi di equity crowdfunding, spiegando poi di volta in volta di cosa si tratta, con Pietro Pogliani di 200, che è uno dei principali operatori del mercato, e da ultimo chiuderemo con il professor Paolo Parini di Rete Fidi Liguria, che ci spiegherà invece quali sono i nuovi strumenti che i Confidi più evoluti, i Confidi vigilati, mettono a disposizione delle imprese, oltre naturalmente alle garanzie tradizionali. Cominciamo dunque con, prima ancora di cominciare, ricordo un aspetto tecnico. Dopo questo webinar riceverete poi una comunicazione dalla Camera di Commercio con un link per completare un questionario. Un questionario che è stato diviso in due parti. Nella prima parte ci saranno alcune domande valutative, quindi per valutare se e quanto è stato utile questo intervento per le imprese. Nella seconda parte, per chi volesse, sarà possibile fare la richiesta di un approfondimento individuale sui temi trattati oggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcuno di voi vuole capire meglio quali sono gli strumenti disponibili per finanziare un piano di sviluppo imprenditoriale o per avviare una nuova produzione di prodotti o di servizi e volesse avere un ulteriore aiuto, un ulteriore consiglio da parte degli operatori, da parte di esperti individuati dalla Camera di Commercio e Innesta, potrà farne richiesta nell'ambito del questionario e noi, in base alle sue esigenze, in base alle caratteristiche dell'impresa, lo indirizzeremo o agli operatori di mercato che sono intervenuti stamattina o comunque a degli esperti che possono dare i consigli più opportuni per il suo caso individuale. Ovviamente chi ne fa la richiesta potrà avere diritto a degli incontri online, quindi strutturati all'incirca come avviene questa mattina. Saranno incontri di mezz'ora, un'ora al massimo, giusto per cominciare a discutere del caso aziendale e per riuscire a dare, diciamo, un primo orientamento su quello che possono essere gli strumenti più adatti ai diversi casi aziendali. A questo punto iniziamo gli interventi tecnici con Fabio Bolognini, che ci parlerà di invoice trading. Due parole sull'invoice trading: sostanzialmente è la cessione online delle fatture. Sostanzialmente, faccio una brevissima introduzione e poi lascio la parola a Fabio. Un'impresa che abbia bisogno di liquidità, che voglia incassare in anticipo una fattura, può presentare la richiesta alle piattaforme di invoice trading. Se la sua richiesta viene accettata, la sua fattura sarà messa a disposizione degli investitori che anticiperanno nel giro di pochi giorni gran parte dell'ammontare della fattura e verseranno poi a saldo non appena il committente finale avrà pagato effettivamente la fattura. A questo punto lascio la parola a Fabio e ti anticipo subito una domanda che solitamente viene fatta, per cui potrei anche parlare nel corso dell'intervento. Cioè, in cosa si differenzia poi esattamente l'invoice trading dal tradizionale factoring, dal tradizionale anticipo fatture delle banche? Te lo dico subito perché poi probabilmente uscirebbe fuori, per cui io mi taccio e lascio la parola a Fabio Bolognini. Prego Fabio. Grazie Gianmarco, mi sentite bene? Tutto a posto, grazie dell'introduzione, grazie alla Camera di Commercio di Genova che ci consente di avere questo spazio e mi riallaccio subito alle considerazioni fatte dal segretario Caviglia, la segretaria generale Caviglia, aiutandomi con delle tavole, le vedete? Benissimo, procedi pure. Bene. Aiutandomi con delle tavole e partendo da un contesto che è importante, si è parlato di credito, si è parlato di piccole e medie imprese, si è parlato di sistema bancocentrico, questi sono i pochi numeri che vorrei lasciarvi in testa per capire il fenomeno, cioè il sistema imprese complessivo. Quindi piccole, medie e grandi, escluse solo le imprese familiari, riceve dal sistema bancario ad oggi 660 miliardi alla fine del 2019, anzi, e questo, diciamo, bacino di credito è andato scendendo
pesantemente dal 2011, ma anche nel 2019 è sceso di 47 miliardi, pari al 7%, di cui una buona metà erano sofferenze che il sistema poi ha ceduto, quindi credito bruciato, possiamo definirlo in questi termini. I 660 miliardi vanno a imprese grandi, medie e piccole, quindi in proporzione ovviamente alle dimensioni, ma si può assolutamente dire che chi è stato maggiormente sacrificato nel corso di questo ultimo decennio sono state proprio le micro e le piccole imprese. Proporzionalmente hanno subito delle riduzioni dovute a un concetto di maggiore rischiosità. La finanza innovativa, qui chiamo alternativa, ma forse mi piace di più il discorso, la parola, l'aggettivo innovativa. La finanza innovativa cuba solo 2 miliardi, quindi attenzione, c'è un mare e c'è una goccia, ma la differenza è che l'anno precedente era 1 miliardo, quindi ha dei tassi di crescita su tutto il fronte delle varie forme tecniche, tra cui quella di cui vi parlerà poco, tra poco, ha dei tassi di crescita che possono portare, se vanno avanti in questi termini, a diciamo supplire a una riduzione del credito bancario e diventare diciamo un canale che può portare alle imprese forse 10-15% del fabbisogno. Ma quando dico imprese, dico le piccole e medie imprese, perché praticamente tutte le iniziative della finanza innovativa si sono rivolte in un modo o nell'altro, hanno pensato di trovare un mercato e una risposta indirizzandosi alla piccola, diciamo fino ai 5, 6, 7 milioni di euro e un po' più raramente alla media impresa, cioè quindi al di sotto dei 50 milioni di fatturato. La quota maggiore della finanza alternativa in termini volumetrici è proprio data dalle soluzioni, chiamiamole di factoring digitale, quindi che si agganciano a quello che il segretario Caviglia ha un po' citato all'inizio, cioè l'economia reale, a imprese che si muovono, che fatturano, che hanno clienti e che devono finanziare la loro presenza sul mercato. Ecco che qui si comincia a discutere di cosa fa la mia società. Working Voice è stata fondata nel 2013 esattamente con questa idea, cioè di gestire un mercato digitale che non c'era in Italia, ma c'era negli Stati Uniti e c'era in Inghilterra, per incrociare, per accoppiare la domanda di liquidità che era fortissima da parte delle piccole e medie imprese, da un'offerta di liquidità ugualmente forte che proveniva da fondi, investitori istituzionali. Questi due soggetti non si sarebbero mai incontrati se non ci fosse l'intermediario che si mette, che offre un servizio che è prima di tutto digitale e online e poi è dotato diciamo di tutti i sistemi di supporto e di sicurezza, per cui questi due soggetti si scambiano crediti commerciali. Gli investitori istituzionali lo fanno, sono nel nostro caso soprattutto esteri, per generare dei rendimenti interessanti che non trovavano più sui mercati finanziari classici. Perché le PMI vengono a cercare il factoring digitale, l'invoice trading? Beh, la stragrande maggioranza sono nella situazione descritta all'inizio, hanno bisogno di liquidità, devono finanziare le proprie fatture che oltretutto nel sistema italiano vengono pagate molto tardi e molto lentamente e con ritardi medi dell'ordine dei 15 giorni. In altri casi l'utilizzo dello smobilizzo del credito serve a concedere, se vogliamo, dei tempi di pagamento più lunghi. Non è un'idea particolarmente, diciamo, però commercialmente spesso succede che si possano ottenere degli ordini offrendo delle dilazioni di pagamento. In altri casi vengono da noi, ormai sono più di 5 anni che lavoriamo, quindi abbiamo un repertorio di
indicazioni sul perché le imprese utilizzano il nostro servizio, in altri casi vengono da noi fondamentalmente perché ottengono l'effetto di eliminare il rischio di pagamento. Le nostre cessioni sono pro soluto e di conseguenza, se il cliente non dovesse pagare per problemi finanziari, chi ha ceduto il credito subisce un danno minimo. E anche la gestione degli incassi, il sollecito, il tentativo di ottenere i pagamenti entro le scadenze sono di fatto gestite dalla piattaforma nell'interesse di chi ha acquistato il credito. L'altro motivo per cui vengono da noi, a volte questi motivi sono incrociati, è che offriamo nativamente, siamo nati con l'idea di fare le cose più semplici possibili e di farle veloci. Questo alla fine è emerso, direi, nei giorni e nei mesi della pandemia, dove si è vista la grande difficoltà del sistema bancario di mettere in piedi delle procedure digitali, delle procedure veloci. Tutti gli operatori del fintech, della finanza innovativa, invece erano in smart working, gestivano con gli stessi tempi veloci le pratiche per poter poi concedere le loro operazioni. Sia factoring che banche hanno una reputazione che sta migliorando, ma è ancora una reputazione di essere particolarmente lenti nel erogare i finanziamenti o le operazioni che portano alla liquidità. Questa è, diciamo, ovviamente la tavola pubblicitaria che noi utilizziamo, ma è abbastanza reale. Noi abbiamo creato questa società con l'idea di offrire un servizio veloce che fosse molto diverso dal prestito bancario. L'anticipo fattura in banca è un anticipo prosolvendo, dove se la fattura non viene pagata, viene addebitato il conto e non c'è neanche un tentativo, insomma, di sollecitare il pagamento della fattura nei confronti del debitore. La velocità e la semplicità, quindi ottenere liquidità nel giro di 48 ore, è chiaramente uno dei punti di forza che interessa alle imprese quando si avvicinano al nostro metodo. Dicevo, siamo completamente digitali, quindi abbiamo un arrivo e un'esperienza da parte dei clienti che è totalmente online, dalla registrazione con l'inserimento dei dati anagrafici, poi dopo noi ovviamente chiamiamo chi si è registrato, ma tutto lo scambio di documentazione avviene senza un incontro fisico, quindi sono invii, caricamenti, upload sulla piattaforma di documentazione sia sui nominativi dei debitori che l'impresa vorrebbe verificare se sono cedibili, se sono interessanti per l'investitore, sia quando deve caricare i dati societari, quindi i bilanci, la centrale rischi e le visure e quant'altro noi andremo a chiedere, compreso il caricamento delle fatture e dei documenti che supportano il credito delle fatture. Una volta che l'impresa è entrata nel nostro sistema in maniera, diciamo, da remoto digitale, questo è il semplice funzionamento del mercato. Quindi le imprese che sono state registrate, che sono state accettate, che hanno una tipologia di crediti e di fatture che sono ritenute interessanti, le caricano dal loro ufficio, dal loro PC in formato elettronico oggi, quindi assolutamente all'interno delle modalità della fattura elettronica, le caricano sulla piattaforma. Sulla piattaforma ogni giorno si presentano gli investitori che, ripeto, sono dei fondi esteri specializzati, cioè acquistano fatture ai nostri investitori in più paesi europei, che osservano quello che è disponibile e li acquistano con un meccanismo in cui, diciamo, è prevista anche, diciamo, un'asta al ribasso del tasso o al rialzo del prezzo per dei casi in cui ci siano dei crediti particolarmente buoni. Quando il credito viene acquistato e verificato, il 90% del valore facciale comprensivo di IVA viene pagato, viene bonificato dal conto dell'investitore al conto della PMI attraverso un sistema di pagamento gestito non da noi direttamente, ma da un istituto di pagamento vigilato, autorizzato dalla Banca d'Italia.
quando la parte finale di questa storia, quando è una storia positiva e lo sono la stragrande maggioranza delle operazioni che facciamo, è quando il debitore alla scadenza dei 90, dei 100, dei 120 giorni paga l'intera fattura. A questo punto la paga in forza di una notifica PEC sul conto dell'investitore. La piattaforma fa i conteggi, lascia all'investitore il suo guadagno e trasmette il saldo, che sarebbe il 10% meno il guadagno dell'investitore, all'impresa che ha ceduto il credito, che la quale quindi incassa mediamente sempre il 90% subito e mediamente l'8,5% a seconda delle durate quando la fattura viene pagata. Ecco, questo è come abbiamo scelto di gestire un sistema che è un sistema pay per use, cioè non prevede nessun costo, tranne un costo minimale per accedere senza utilizzare, cioè si paga solamente quando si vende un credito, e che è la grossa differenza rispetto all'anticipo fatture, dove c'è una commissione che viene pagata anche se non viene utilizzata la linea di credito. Non siamo ovviamente buoni per qualsiasi società e per qualsiasi situazione. Ci sono dei vincoli, dei cancelletti di accesso, cito i più importanti, quelli che vanno capiti subito. Noi accettiamo solamente SRL SPA, quindi non accettiamo fatture da società di persone, banalmente perché si presentano con un bilancio che per noi è illeggibile. Il bilancio di una società di persone è un bilancio in cui è assolutamente incomprensibile capire se la società abbia dei rischi e dei problemi. Il fatturato deve essere normalmente superiore a 1 milione, poi se sono 900.000 non stiamo ovviamente a guardare più di tanto. Cerchiamo società non in stato di crisi. Per stato di crisi io utilizzerei il concetto che è utilizzato e verrà utilizzato nel codice della crisi, cioè società che nei prossimi 6 mesi hanno sufficiente liquidità per pagare i propri debiti, sia quelli finanziari che quelli erariali. Vengono ceduti solo crediti verso società private, quindi non la pubblica amministrazione, con una durata massima facciale di 150 giorni. E le società che possono tentare di accedere al nostro mercato devono avere almeno un paio di anni di storia testimoniata da bilanci depositati. Chiudo facendo una veloce osservazione su cosa è successo nel 2020, quindi dopo il pipistrello, dopo il Covid, dopo le misure prese dal governo. Facendo un accenno anche un po' polemico, perché sostanzialmente rispetto a quanto anche si è detto nell'apertura di questo convegno, i decreti del governo che hanno tentato di sanare una situazione finanziaria sono decreti che si sono, diciamo, sbilanciati completamente nella concessione di finanziamenti a medio-lungo termine, 6 o oltre anni, sui quali lo Stato ha messo non cassa, quindi non sono sussidi veri e propri, ma ha messo delle garanzie con dei moltiplicatori, per cui quando si dice 100 miliardi non sono 100 miliardi dello Stato, sono 100 miliardi di garanzie che si presuppone che richiedono un apporto di capitale di gran lunga inferiore. Ma lo Stato ha scelto di coprire una perdita probabile 2020 dei profitti, certa per i bar e i ristoranti, ma probabile per le imprese manifatturiere, e una temporanea carenza di liquidità che si è verificata nel momento del lockdown, dicendo: imprese, indebitatevi a condizioni favorevoli, 6 anni per rimborsare, 2 in cui non rimborsate le rate di capitale. E questo ha sollevato subito dei dubbi, dei problemi su quanto fosse opportuno aggiungere debito ad altro debito. Il credito commerciale su cui vive il nostro mercato, che rappresentava alla fine del 2019 il 30% del credito concesso alle imprese, gli anticipi fatture, sconti e riba, non è stato accompagnato da garanzie dello Stato, se non in una maniera che in realtà non ha mai funzionato.
Nonostante io sostengo la gestione del circolante restasse, quindi incassi e pagamenti, la vera emergenza causata dal lockdown per chi non poteva fatturare e comunque doveva pagare gli affitti, gli stipendi e anche dei fornitori arretrati, e l'erogazione dei finanziamenti alle imprese fosse fatta a pioggia e un po' al buio, per cui si rischia di avere dato dei finanziamenti a imprese che poi non necessariamente dopo si sono riprese tanto quanto quelle che vengono da noi e che presentano le fatture. Quindi queste scelte del governo hanno determinato delle alterazioni nel mercato del credito che vi faccio vedere in un secondo. I fabbisogni di circolante continuano a uscire anche dopo i finanziamenti che sono stati presi. E devo dire, nel sistema dei pagamenti delle imprese, pur con tempi lunghi e con qualche, diciamo, ritardo, noi osserviamo delle imprese che hanno mantenuto una grande puntualità nel pagamento dei fornitori, e questo è ciò che serve al sistema del factoring bancario, parabancario e al sistema dell'invoice trading per operare anche in assenza di garanzie dello Stato. Cosa che comunque ci si deve abituare a fare nel 2021. Ecco come è cambiato il mercato del credito. Vedete che da dati di Banca d'Italia, alla fine di luglio, il credito a lungo termine, oltre 5 anni, era salito di 39 miliardi, quello a medio di 14, ma quello a breve si è ridotto perché non era garantito. Quindi è ovvio che le imprese hanno trovato un bacino di sfogo nel credito a 6 anni, e quello è andato in qualche modo a finanziare anche il commercio, quello che si in banca chiamano l'autoliquidante, perché a fronte di un finanziamento c'è il pagamento di un credito commerciale. La verità è che questo non va sempre bene, quindi ci sono una serie di strumenti di stress test che noi utilizziamo e che fanno vedere come la traslazione degli incassi e dei pagamenti verso i fornitori può portare a delle difficoltà nella liquidità con un ritardo di 4, 5, a volte 6 mesi addirittura. Quindi noi ci aspettiamo in effetti una crescita della domanda di liquidità derivante dal finanziamento del credito commerciale delle fatture in quest'ultima parte dell'anno e nell'inizio dell'anno prossimo, quando forse i finanziamenti concessi dallo Stato non saranno più sufficienti, oppure devono essere fatti degli investimenti ed è difficile ottenere altro credito dal sistema bancario. Ecco, questo è più o meno un po' il quadro che credo assolve il mio compito di dire cosa facciamo e all'interno di quale mercato noi operiamo oggi, e quindi lascio poi alle domande di chiarire quello che non sono stato bravo a chiarire durante questa relazione. Grazie mille. Grazie Fabio. Due domande al volo in chiusura. Cioè, prima tu hai elencato alcune tipologie di imprese che non possono accedere alla tua piattaforma. Ci sono eventualmente dei settori produttivi particolari che già a priori non possono accedere, quindi non vengono prese in considerazione, lato committente o lato cedente nella fattura? È una domanda più o meno collegata a essa: una società di persone avesse dei dati molto trasparenti e eventualmente avesse anche delle referenze da parte del committente, poi potreste eventualmente poi prenderla in considerazione anche se va fuori dalla vostra politica? Allora, la risposta alla prima domanda è che per noi è fondamentale, siamo diventati molto bravi assicurare a chi acquista crediti la certezza, l'esigibilità, la liquidità del credito. Per fare un esempio scomodo ma frequente, la fattura per stato avanzamento lavori di una società di costruzioni non è un credito certo, liquido, esigibile, perché è soggetta alla consegna del manufatto, dell'impianto, del capannone, e quindi quel credito potrebbe essere richiamato successivamente in quanto è come se fosse solo un acconto. Quindi devo dire che tutto il settore delle costruzioni e alcune forniture di appalto che hanno questo sistema di acconto e saldo, ma anche delle forniture in cui esiste un collaudo che può in realtà
fare saltare tutto quanto è avvenuto prima, sono operazioni in cui noi non possiamo garantire all'investitore la certezza del credito e tendenzialmente lo scartiamo. Ci sono altri settori che riteniamo pericolosi, sono oppure non etici, e quindi scartiamo tendenzialmente, ma sono relativamente pochi. Cioè, l'importante però per noi è che quel credito, una volta che la fornitura è stata effettuata, sia di merci o di servizi, non sia reclamabile come se fosse un elastico che torna indietro, perché a quel punto noi non tuteliamo l'investitore estero che ha comprato in buona fede un credito. La seconda domanda: prendete società di persone quando si presentano con un abito corretto, e cioè una contabilità limpida sui loro, soprattutto sullo stato patrimoniale, perché la società di persone ci arriva quasi sempre con un conto economico, e noi invece dobbiamo guardare anche la situazione dei crediti e dei debiti. Sì, in passato l'abbiamo fatto per società, per dimensioni che ne valesse la pena. Non voglio scoraggiare, sono molto pochi i casi in cui l'abbiamo fatto, sono certamente dei casi in cui chi è arrivato da noi è arrivato anche accompagnato magari da un Confidi, da un'associazione di categoria che si è presentata con una trasparenza sul bilancio, anche parte patrimoniale, che normalmente non ritroviamo solo nelle SRL. Però sono stati veramente pochi casi. Ho capito. Un'ultima domanda ancora. Nel caso in cui il committente finale si rifiutasse oppure ponesse un veto alla cessione del credito a terzi, nel caso del fornitore, si può superare in qualche modo questo problema? No, nel momento, cioè la legge italiana è molto chiara, dice che la cessione del credito è sempre ammessa, salvo quando è espressamente vietata nel contratto. Quindi noi vediamo contratti in cui la cessione del credito è vietata e dobbiamo dire non possiamo agire, perché agiremmo a danno anche delle parti. Vediamo ordini in cui la cessione del credito è vietata e non ci possiamo muovere se non in presenza di un'espressa volontà di rinunciare a quella clausola. Abbiamo tentato di proporre più volte anche al governo l'eliminazione di questa possibilità di divieto, come sulla scorta di quello che è stato fatto in altri paesi come il Regno Unito. Ma c'è forte resistenza, non ci siamo riusciti neanche durante la pandemia, che forse era un momento opportuno per prendere questa decisione di lasciare che chi abbia un credito lo possa piazzare per ottenere liquidità. C'è parecchia resistenza da parte soprattutto delle grandi imprese che vogliono controllare il fornitore anche sugli aspetti finanziari. Quando esiste un divieto, noi non possiamo fare l'operazione, dobbiamo rinunciare, e quindi possiamo solo, diciamo, far chiedere al fornitore umilmente se il suo cliente elimina questo divieto. Devo dire che la pandemia più volte ha portato anche sulla stampa alla luce il tema di aiuto nelle filiere, aiuto dei piccoli fornitori da parte delle grandi imprese. Quindi si sta sviluppando, amplificando una sensibilità delle medio-grandi imprese, dei capi filiera, di aiutare i piccoli fornitori che possono avere maggiore difficoltà finanziaria, bravissimi dal punto di vista qualitativo e tempi di consegna, ma magari con delle difficoltà di approvvigionamento del credito. Ecco, queste forme sono offerte anche da noi, proposte anche da noi, quindi se un capo filiera ha interesse ad aiutare la filiera dei fornitori, lo può fare digitalmente con le soluzioni che noi offriamo. Ho capito. Un'ultima domanda, scusate, per concludere. C'è un qualche rapporto che non può essere superato tra
le dimensioni dell'impresa eccedente e la fattura che deve andare a riscuotere. Nel senso, può esserci un'impresa troppo piccola per l'importo che richiede sul mercato? Allora, gli aspetti sono o troppo piccola o troppo grande. Noi diciamo, mediamente cerchiamo, cioè operiamo volentieri su fatture sopra i 10.000 euro, però con rapporti continuativi, cioè società che sono arrivate, hanno presentato le loro fatture da 15-20.000 euro, poi nel momento in cui hanno una fattura da 3.000 euro, diciamo, questa passa. Diciamo che è difficile attivare un rapporto iniziale basato solo su una fattura piccola da 3.000 euro. Insomma, anche in questo caso è vero che noi abbiamo dei costi bassissimi, di cui non abbiamo parlato, ma siccome il nostro guadagno è all'incirca l'1% su quella fattura, voi capite che una fattura di 3.000 euro significa avere un guadagno di 30 euro che probabilmente non ripaga lo sforzo iniziale per valutare, iscrivere, registrare, fare tutte le cose. Quindi tendenzialmente sono 10.000 euro il minimo, ma su rapporti avviati poi dopo accettiamo. Oppure ci sono fatture più piccole perché sono cumulate assieme a tante altre, e anche lì è un fatto di informatica, cioè non riusciamo a gestire un flusso di fatture che contiene anche delle fatture piccole, perché il cliente vuole che ogni punto vendita riceva la sua fattura diversa, per cui escono fatture da 570 euro per un punto vendita, ma complessivamente il blocco delle fatture è magari 150.000 euro. Ecco. In questo senso ci siamo adattati a delle abitudini che intercorrono nel commercio, quindi noi siamo dei finanziari che si adattano al commercio, non viceversa, e dove lo possiamo fare a costi bassi usando la tecnologia, i caricamenti massivi e queste cose, allora lo facciamo molto volentieri perché ci guadagniamo. Ho capito. Grazie Fabio, al momento non ci sono altre domande, però ti chiederei la cortesia, se puoi, di rimanere ancora collegato in modo tale che se arrivassero dei ritardatari possiamo rispondere. Grazie. Mi tengo lì, spengo il microfono. Grazie mille. A questo punto cominciamo, riattivo nel frattempo anch'io la telecamera, a questo punto possiamo passare al tema del crowdfunding, tradotto pedestramente dall'inglese sarebbe il credito, la raccolta fondi presso la folla. Con questo termine, che è una specie di nome collettivo, un cappello generale sotto cui si adunano tutta una serie di strumenti di finanziamento anche molto diversi tra di loro, si riuniscono sostanzialmente quegli strumenti che hanno due caratteristiche in comune. Innanzitutto utilizzano piattaforme internet come base di riferimento per far incontrare chi cerca capitali e chi offre capitali. Dall'altro lato hanno la caratteristica che potenzialmente si rivolgono a una platea illimitata di potenziali finanziatori o investitori. Tra i vari strumenti che rientrano nella definizione di crowdfunding, noi oggi abbiamo selezionato due che possono avvicinarsi maggiormente alle esigenze delle imprese, ovvero il cosiddetto reward crowdfunding, quindi il crowdfunding delle ricompense, cosiddetto, e l'equity crowdfunding, che è invece il crowdfunding che serve per la cessione di quote a fronte di investimenti in capitale di rischio. Il reward crowdfunding perché è chiamato così? Perché inizialmente rappresentava un po' uno strumento per offrire una specie di ricompensa, un riconoscimento spesso simbolico a coloro che partecipassero a operazioni di raccolta fondi per progetti artistici, culturali, sociali, ambientali, eccetera, per cui molto sovente le ricompense erano anche soltanto dei gadget piuttosto che dei biglietti per partecipare a concerti, eccetera. Poco per volta Reward si è evoluto, per cui è cominciato a diventare anche una specie di vetrina per finanziare progetti artigianali, piccoli progetti imprenditoriali, eccellenze locali da valorizzare. Da ultimo ha cominciato a essere utilizzato anche come una specie di strumento sia di prevendita di nuovi prodotti o nuovi servizi, sia come uno strumento di open innovation per le imprese. Per cui sostanzialmente un'impresa, un neo imprenditore che voglia lanciare un nuovo prodotto, un nuovo servizio, ma che non ha dei fondi per farlo,
può raccogliere denaro su queste piattaforme in modo da avviare la produzione. Quando la produzione è giunta al punto critico, quindi ha a disposizione prodotti o servizi, può andarli a cedere a coloro che li avevano finanziati in anticipo. Però di tutto questo vi parlerà sicuramente meglio Angelo Rindone, fondatore di Produzioni del Basso, che ci racconterà l'esperienza della sua piattaforma e darà anche qualche consiglio utile alle imprese che vogliono utilizzare questo servizio. Prego Angelo. Sì, intanto buongiorno a tutti, chiedo se mi vedete, se mi sentite bene. Ti vediamo, ti sentiamo. Bene, allora buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io sono Angelo Rindone, sono amministratore delegato di Folk Funding, che è una ex startup nata 7 anni fa che si occupa verticalmente di lavorare sui temi, sulle piattaforme, sullo sviluppo di progetti di crowdfunding. Siamo nati come azienda con un prodotto che si chiama Produzioni dal Basso, di cui adesso magari velocemente vi parlo, e con questa verticale appunto sul crowdfunding. Di base ci occupiamo di migliorare, sviluppare la piattaforma Produzioni dal Basso, ma poi sviluppiamo anche progetti per aziende, per imprenditori che ci chiedono di magari mettere in piedi piattaforme di lending, quindi di prestito, di equity, oppure anche piattaforme donation, come nel caso della piattaforma donation di Intesa San Paolo che abbiamo aiutato a sviluppare. Allora, diciamo che il mondo, come detto, il mondo che più può interessare e che può essere molto interessante per le aziende, per le piccole aziende, per gli artigiani, per le startup, per quanto riguarda la parte reward crowdfunding, quindi la parte di crowdfunding basato sulle ricompense, è sicuramente questo, appunto, il reward crowdfunding. Perché? Perché, come detto, inizialmente aveva un'accezione molto legata al tema delle donazioni, ok? Quindi era un sostegno con una ricompensa ed era basato su un sistema praticamente di donazioni modali, quindi donazioni che contenevano un modo, ma nel tempo si è capito che attraverso questo sistema si poteva innescare un vero e proprio elemento di preordine, ok? Quindi praticamente poter andare a utilizzare le piattaforme come marketplace di beni futuri, quindi in pratica portare un prototipo o un'idea futuribile che potrebbe essere in qualche modo finanziata, raccogliere degli ordini e quindi in qualche modo coprire una massa critica di fondi e di clienti su quel prodotto, per poi, una volta raggiunta la massa critica, poter andare in produzione. Ovviamente dove è nato questo e dove stiamo vedendo questo in maniera efficace, soprattutto in America, nelle piattaforme che probabilmente conoscerete come Kickstarter, no? Kickstarter che cos'è oggi rispetto a come è nata nel 2008-2009? È un vero e proprio marketplace di beni futuri, dove io vado e trovo prodotti tecnologici, prodotti ludici, nuove idee, eccetera, eccetera, e posso in qualche modo prenotare, preordinare una delle copie o uno di questi oggetti. In questo modo si raggiungono dei budget e gli imprenditori possono poi realizzare questi prodotti. E calcolate che attraverso questo sistema, che se ci pensate non è solamente un tema di raccogliere i fondi e avere dei clienti, diciamo così, ancora prima di andare in produzione, ma è soprattutto e anche un modo per fare test di mercato ancora prima di cominciare a produrre, un modo per in qualche modo assaggiare l'interesse delle persone rispetto al prodotto che sto proponendo. Ci sono molti progetti nati su Kickstarter, ad esempio, che magari al primo tentativo non sono andati bene, sono falliti, ma i feedback, i commenti, le interazioni delle persone gli hanno permesso di sistemare il prodotto, migliorarlo per poi fare un grande successo, cioè addirittura un prodotto che era partito con un tentativo di raccolta di $50,000 qualche anno fa e poi addirittura si è trovato a raccogliere $25 milioni, ma dopo una serie di fallimenti, quindi dopo una serie di feedback. Quindi immaginate che il crowdfunding non è solamente la possibilità di ricevere preordini, ma anche di ricevere feedback dal mercato per poter migliorare il proprio prodotto. Dicevo che appunto in America sono nati anche prodotti attraverso questo sistema, diciamo così, che poi hanno innovato il mercato. Ad esempio il Pebble, un orologio smart, è nato molto prima del telefono, dell'orologio della Apple, per intenderci. Quindi in qualche modo ha, attraverso questi esperimenti, questi marketplace di beni futuri, si cerca anche di proporre e di verificare, di assaggiare un mercato possibile su prodotti spesso tecnologici e innovativi. Quindi questo
è sicuramente una grande opportunità. E vi do un ultimo indicativo interessante. Ovviamente sto parlando sempre di mercati esteri in questo momento, poi arriviamo sul mercato italiano. È ovvio che parto dal mercato estero perché è quello più maturo, è quello che sta generando i numeri maggiori, è quello dove questa modalità è particolarmente radicata. In Italia poi vedremo che non è proprio così, ma piano piano stanno cambiando le cose. Ad esempio questa cosa è talmente interessante, cioè questo fatto di utilizzare il reward crowdfunding per fare preordine di prodotto e ricerca di mercato su un prodotto futuribile, che ad esempio Sony in Giappone ha lanciato una piattaforma che si chiama First Fly, primo volo, che è una piattaforma che fa esattamente questo, ma con i prodotti interni Sony, cioè gli ingegneri Sony, che magari inventano dei prodotti un po' da giapponesi, non so come dire, e ancora prima di andare in produzione utilizzano questa piattaforma per assaggiare, per testare, per verificare l'interesse di un possibile pubblico a preordinare quell'oggetto. Se voi andate su First Fly, questa piattaforma che è giapponese, però vedrete degli oggetti ipertecnologici, che ne so, il collare Bluetooth per il cane, no? Queste cose un po' giapponesi, che poi però hanno successo e che quindi di fatto diventano prodotti che vengono lanciati poi da Sony nel mercato giapponese. Quindi provate veramente a immaginare come questo elemento molto semplice, che sostanzialmente è mettere in piedi una piattaforma di donazioni sostegno che si trasforma in una piattaforma di preordine e che di fatto permette di colmare e coprire un budget per poter partire con la produzione, provate a pensare quante cose può stimolare in termini proprio di mercato anche per le grandi aziende. Italia. Allora, in Italia diciamo che ci sono diverse piattaforme che hanno provato a innestare modalità alla Kickstarter sul mercato italiano, non con grandissimo successo. Allora, diciamo la verità, ad oggi il crowdfunding reward donation in Italia è soprattutto concentrato e orientato su progetti sociali e culturali, quindi sulle varie piattaforme, produzioni dal basso incluso, ma non solo, trovate progetti sociali presentati da associazioni di territorio, da onlus, trovate artisti, musicisti, registi, eccetera, eccetera. Un po' meno, molto meno, trovate aziende che testano dei prodotti. Però questa cosa piano piano sta cambiando. Sta cambiando perché? Un po' perché ormai comunque la cultura del crowdfunding e la conoscenza dell'esistenza di queste piattaforme è arrivata anche finalmente, mi viene da dire, in Italia, e quindi si comincia a capire che esistono e ad utilizzarle in maniera differente, ad utilizzarle in maniera intelligente. C'è una tendenza a non investire in questo tipo di campagne. Cioè, mi spiego, in pratica le startup o le persone, gli artisti, le onlus o le aziende che utilizzano il crowdfunding in Italia su piattaforme italiane tendenzialmente ci entrano un po' a costo zero, cioè dicono vabbè, proviamo anche questa modalità tecnologica, vediamo cosa succede. Ecco, spesso non succede niente. Calcolate che per entrare in una piattaforma come Kickstarter, in genere le startup che vogliono appunto testare il nuovo prodotto, lanciare un nuovo prodotto, fare preordini su un nuovo prodotto, fanno un investimento medio che è circa il 20-25% del budget che vogliono raccogliere. Vuol dire tendenzialmente dai 25 ai 30 mila euro, ma io ho anche incontrato progettisti che hanno investito centinaia di migliaia di euro. Cosa vuol dire questo? Che lo strumento di per sé, lo strumento piattaforma, non risolve il problema. Io ho uno strumento che mi permette di raccogliere preordini, fare comunicazione, ma poi devo ovviamente farla la comunicazione, devo impostare il progetto in maniera corretta, fare un video meraviglioso, avere un ufficio stampa, magari ingaggiare degli influencer, cioè creare una comunicazione e un rumore dietro il mio prodotto, ok? In modo che possano arrivare questi preordini. Ecco, questa cosa in America la fanno, in Italia la fanno molto meno. Però, allora, come dicevo, le cose stanno cambiando per due motivi. Primo, appunto, c'è più consapevolezza e i progetti arrivano più consapevoli. Quindi noi abbiamo avuto storie anche su produzioni dal basso di piccole startup o di ragazzi che stanno prototipando dei prodotti e che riescono a ottenere un numero di preordini molto interessante e quindi a cominciare a aprire l'azienda e cominciare a lavorare già con dei clienti, già con della cassa, già con un mercato che in qualche modo ha validato il prodotto. E questo è molto interessante e sta succedendo. Poi magari se ci saranno domande posso raccontarvi qualche storia. L'altro motivo è che stanno, come si diceva nell'introduzione, arrivando alcune aziende italiane e anche le università e anche alcuni enti pubblici interessati ad utilizzare queste piattaforme di comunità, queste piattaforme di crowdfunding per fare open innovation, cioè ovvero per lanciare delle call for ideas, quindi chiedere in qualche modo
a una platea di possibili progettisti, creativi, startup, aziende, eccetera, se hanno delle idee su delle verticali di prodotto, e questi prodotti poi vengono in qualche modo cofinanziati attraverso un processo che poi porta alla costruzione del prodotto. Vi faccio due esempi veloci che riguardano l'ambito culturale, ma poi posso farvene uno anche con l'università che riguarda invece l'ambito, per esempio, della ricerca o delle startup. Per esempio, noi abbiamo Feltrinelli che qualche tempo fa, quindi le librerie Feltrinelli, hanno lanciato una call for ideas sulla nostra piattaforma Produzioni dal Basso per cercare creativi che avessero delle belle idee per un gioco da tavolo. Ok? E che cosa dava in cambio di queste idee? Dava innanzitutto il cofinanziamento al 50% della raccolta crowd e poi permetteva di prendere questo prodotto, questo oggetto, questo gioco da tavolo una volta costruito e distribuirlo nelle sue librerie. Quindi, come potete immaginare, è un processo che riguarda la call for ideas, la selezione, il cofinanziamento e poi la distribuzione nelle librerie. Quindi un processo di prodotto vero e proprio. Calcolate che sono arrivate centinaia e centinaia di idee molto belle. Feltrinelli è rimasta molto ben contenta della qualità, soprattutto delle idee che sono arrivate. Ne è stata selezionata una che è andata in overfunding in 5 ore e in primavera, marzo, aprile, questo gioco che è già stato cofinanziato arriverà nelle librerie Feltrinelli. Ecco, provate a immaginare quanti prodotti potrebbero nascere, ovviamente di tipo retail, all'interno di queste piattaforme. Un altro esempio veloce, un marketplace più immateriale, Infinity, la streaming TV di Mediaset, ha aperto un laboratorio, sempre su Produzioni dal Basso, dedicato a giovani talenti che hanno in mente di costruire video, documentari, eccetera, eccetera. Anche qui, call for ideas, spesso verticale e tematica, selezione dei progetti presentati dai giovani registi, cofinanziamento del progetto e poi messa a scaffale sulla piattaforma di Infinity. Quindi oggi, se voi andate sulla piattaforma di Infinity, se siete abbonati a Infinity, vedrete che c'è una home page, una sezione chiamata Infinity Lab, dove ci sono tutti questi documentari, sono tanti, che sono stati cofinanziati attraverso questo sistema di Open Innovation. Ecco, io credo che da una parte consapevolezza dei progettisti, consapevolezza dello strumento e anche consapevolezza che queste cose bisogna anche in qualche modo costruirle con un piano di comunicazione. E dall'altra, cofinanziamento di aziende, università, enti pubblici, eccetera, possono favorire la nascita di nuovi prodotti, nuovi progetti, nuovi servizi. E quindi questo io credo che, ovviamente per quanto in Italia ancora un po' da costruire, possa essere un elemento di grande interesse per il mercato italiano, anche perché siamo un po' all'inizio e quindi c'è una piccola prateria da poter esplorare. Se avete domande, sono qui. Allora, grazie Angelo. No, alcune domande per te. Innanzitutto, per quanto riguarda la parte di prevendita, pongo la domanda: e con le tasse come la mettiamo? Cioè, quello che io raccolgo sulla piattaforma è al lordo delle tasse, devo applicare l'IVA? Allora, diciamo che esiste una fattispecie nella normativa italiana, nella fiscalità italiana, che si chiama prevendita di bene futuro. Questa è quella che viene utilizzata. Di fatto valgono tutte le regole dell'e-commerce, quindi sostanzialmente io sto prendendo dei preordini. Una volta che evado questi preordini, emetto la fattura esattamente come se avessi preso un ordine normale. La differenza qui è che io di fatto intasco il denaro, diciamo che prendo il denaro prima di andare in produzione e quindi di distribuire. Questa è un po' è una differenza temporale. Un'altra cosa che posso dire rispetto a questo, ovviamente ci sono alcuni progetti, dipende sempre poi dal progetto, perché comunque nel crowdfunding reward, che spesso è generalista, possono cascare N tipologie di progetti. Ci sono alcuni progetti che puntano sul reward crowdfunding, ma sotto forma di sostegno o donazione, in questo caso la fiscalità è di quel tipo. Ci sono alcuni progetti che invece sono assolutamente dei preordini prodotto, in quel caso la fiscalità è quella che raccontavo prima. E aggiungo un altro elemento, magari per chi non conosce questi meccanismi, diciamo alla Kickstarter e o a piattaforme come Produzioni dal Basso, Apple, che non sono qua per fare pubblicità, sono qua eventualmente per raccontarvi come funzionano queste piattaforme. E in questo meccanismo si utilizza in genere nel preordine una modalità chiamata all or nothing. Cosa vuol dire? Vuol dire che
il progettista che lancia l'idea, lancia la campagna, dichiara anche un budget che vuole raggiungere e un timing entro il quale vuole raggiungere quel budget. Quindi facciamo un esempio, voglio fare un prodotto tecnologico, un sensore, non lo so, qualsiasi cosa, perché poi ecco, di tutto si vede e si trova di tutto nelle piattaforme di crowdfunding, e viene indicato un budget minimo per la partenza e per la produzione, quindi un numero di ordini minimo e un timing entro il quale bisogna raggiungere quel budget. Se il budget non viene raggiunto, di fatto nessuno tira fuori nulla, ok? Quindi i soldi arrivano solo al progettista, solo ed esclusivamente nel momento in cui si raggiunge la soglia budget dichiarata, quindi si va in overfunding nel tempo dichiarato. A quel punto i soldi vengono incamerati dal progettista che fa la produzione e la distribuzione. E lo so che la domanda successiva sarà: ma le truffe? Ma è basato sulla fiducia, eccetera, eccetera. Vi dico già subito che le truffe sono pochissime, si contano sulle dita di una mano a fronte di centinaia di migliaia e centinaia di miliardi di dollari transati e centinaia di migliaia di progetti finanziati. Evidentemente il crowdfunding, così come altre piattaforme di sharing economy, hanno un buon livello, sono basate su sono economie reputazionali, sono economie che vengono controllate da un'intelligenza collettiva, che è quella di noi tutti che utilizziamo questi strumenti, quindi hanno un buon elemento, diciamo un buon autoalgoritmo di controllo che di fatto limita le truffe a quasi zero. A volte, più che truffe, troviamo dei ritardi. Cioè, ad esempio, è successo spesso su Kickstarter, soprattutto, che a fronte di un enorme successo di un progetto, che magari appunto, come dicevo, vuole raccogliere 50.000 dollari di preordine, si trova a dover gestire magari 25 milioni di euro di dollari di preordine, a quel punto avvengono dei ritardi dovuti all'inesperienza manageriale e imprenditoriale del progettista. Calcolate che spesso, non sempre, ma spesso sono anche progettisti un po' della domenica, che magari hanno avuto l'idea nel garage, come dire, in California, e la propongono e hanno grande successo, e poi si trovano magari a gestire produzioni in Cina o cose di questo tipo. E stanno succedendo davvero queste cose. Ma a questo punto la domanda la anticipo anche alla successiva: ma devono essere per forza tutti i progetti innovativi, high tech, eccetera, oppure anche un'azienda tradizionale può inventarsi un qualche cosa di nuovo, però diciamo in ambito tradizionale, diciamo il trolley di turno, per cui aggiungi le ruote a una valigia, può essere un prodotto che trova riscontri su reward crowdfunding? Assolutamente sì, anzi vi dico, fate un giro in queste piattaforme, soprattutto quelle americane, e vedrete che troverete veramente di tutto. La parte del leone in questo momento su Kickstarter la stanno facendo soprattutto la parte videoludica o di giochi, quindi è molto orientato lì, però c'è anche molta tecnologia, ci sono orologi, ci sono trolley, ci sono biciclette, c'è veramente di tutto. È chiaro che se io devo partecipare come consumatore, come acquirente, come interessato alla prevendita di un prodotto che ovviamente non avrò il giorno dopo, non è Amazon, il prodotto non è pronto, il prodotto è in prototipo, quindi mi arriverà una volta che si raggiunge il budget, viene fatta la produzione, viene fatta la distribuzione, quindi con un delay a volte di mesi. Ecco, è chiaro che se io voglio partecipare a una raccolta di quel tipo e quindi voglio preordinare un prodotto di quel tipo, è perché quel prodotto è esclusivo, è unico, non esiste, eccetera, eccetera. E quindi è evidente che la componente innovativa, che non è tanto una questione digitale, ma proprio di una cosa nuova, una cosa che non c'è, un prototipo, che un'idea, diciamo, originale, sono i prodotti più gettonati e quelli che hanno maggiore successo. Ma non solo, mi viene da dire, anche spesso, molto spesso, calcolate per esempio noi anche come Folk Funding siamo una SRL Benefit, quindi per esempio abbiamo una certa attenzione anche nel nostro statuto a temi come impatto e sostenibilità. Ecco, anche questi sono temi che magari hanno una visione, magari sono di prodotto, ma hanno anche una visione più collettiva, comunitaria, che in qualche modo realizzano anche un impatto positivo sulla società e sull'economia, sull'ambiente. Certo, anche questi vengono valorizzati, quindi molto spesso anche progetti che, oltre a essere magari un bell'oggetto, ma anche un impatto positivo sull'ambiente, sulla società, spesso viene, perché comunque sono progetti che nascono in maniera, mi viene da dire, collettiva, spesso attraverso dei veri progetti di crowdsourcing, di co-creation, cioè quindi sì, c'è uno che ha l'idea, uno che ha il prototipo, ma le persone
partecipano attivamente, non solo economicamente, alla nascita di quell'oggetto, di quel prodotto. Quindi se c'è anche una valenza sociale, di impatto o di sostenibilità, spesso queste cose vengono apprezzate. Quindi direi l'innovazione nella sua accezione più nobile, che non è quindi solo il digitale, ma è anche un processo nuovo, un oggetto nuovo che magari pone anche delle domande o risolve anche dei problemi nuovi. E a questo punto c'è un'altra domanda che si ricollega sempre al tema dell'innovazione. Cioè chiedono, ma se io descrivo un prodotto innovativo su una piattaforma di reward crowdfunding, e poi come faccio a tutelarmi per evitare che qualcun altro più sveglio e più rapido di me mi copi l'idea e me la metta sul mercato per primo? Allora, diciamo che tendenzialmente usando le forme giuridiche che esistono al mondo, quindi il brevetto, piuttosto che, cioè spesso i prodotti che vengono portati, soprattutto a fronte di grandi investimenti, prima dicevo, no, ci sono aziende che investono anche centinaia di migliaia di dollari per preparare la campagna di preordine internazionale su Kickstarter, ok? Ovviamente arrivano carrozzati, cioè arrivano già col brevetto, con tutte le cose a posto. In Italia anche ci sono dei modi per poter tutelare l'idea. Diciamo che però questo è un problema, secondo me, dipende, ci sono alcune cose che sono brevettabili, altre no, ci sono alcune cose che vale la pena brevettare e altre no, dipende molto dal prodotto. È chiaro che io di base, facendo una campagna di crowdfunding su un prodotto nuovo, sto mettendo anche un po' una bandierina, ok? Perché una campagna di crowdfunding è pubblica, ha una data di pubblicazione, quindi adesso non dico che vale, non sto dicendo che ha una valenza giuridica per dire che l'idea è tua, però certamente sto presidiando un tema. Vi posso fare un esempio: c'erano dei ragazzi del Politecnico di Milano che hanno lanciato un prodotto su Produzioni dal Basso, che è un vaso da balcone con un pannello solare che misura la qualità dell'aria e che manda le informazioni sulla qualità dell'aria che misura a un'app che aggrega tutti i vasi da balcone, quindi una sorta di vaso che da una parte misura la qualità dell'aria, dall'altra però genera una comunità che misura la qualità dell'aria di Milano. Si chiama Arianna questo vaso ed è stato sviluppato da quella che oggi è diventata una startup che si chiama Wise Air, che è nata proprio con una campagna di crowdfunding che ha permesso di prevendere centinaia di questi vasi e quindi gli ha permesso di avere il budget per oggi fare, tra l'altro ho visto qualche giorno fa su LinkedIn che hanno postato la foto sono partiti a fabbricare ufficialmente questo vaso, che ha avuto successo, interesse, ha già clienti, ha trovato anche diverse sponsorizzazioni eccetera, perché poi anche un prodotto, vedete, anche in questo caso, che mixa una cosa nuova, tecnologica, innovativa, ma anche con il tema dell'ambiente eccetera. Quindi spesso oggi le aziende comunque hanno anche questo ibrido nel quale il prodotto non è solamente un prodotto tecnologico, ma porta anche con sé magari spesso dei valori. Ecco, questi ragazzi prima di impartire hanno fatto una serie di brevetti, hanno fatto una serie di anche per esempio tutta la parte per l'approvazione del prodotto, del prototipo CE, insomma è chiaro che stiamo parlando, se uno vuole lanciare un prodotto sul mercato non è che il reward crowdfunding è fuori dalle regole, deve seguire le regole esattamente come se lo dovesse lanciare. La differenza è che anziché spendere subito i soldi per esempio per gli stampi, per la distribuzione eccetera, usa il crowdfunding come pretest per vedere se c'è un interesse reale e se già ci sono dei clienti interessati ad acquistare quel prodotto. Quindi questo è un po' il tema. Spero di aver capito. Benissimo. Ma a questo punto, cioè, tu prima hai accennato il fatto che alcune aziendine o startup americani hanno speso anche dei quantità ingenti di denaro per fare la campagna. Certo. Ma se noi dobbiamo ragionare nella realtà italiana, un'azienda che voglia lanciare un nuovo prodotto su una piattaforma di reward senza fare investimenti milionari, in media quanto potrebbe dover pagare? Ma allora, diciamo che tendenzialmente si calcola l'effort, che poi è un effort che è un po' economico ma anche di tempo, anche di strategia, cioè diciamo che è un po' tutto che fa in qualche modo il business plan, non solamente la pubblicità, ok, oppure la promozione, oppure eccetera, è un po' tutto il tempo che ci devi mettere, la strategia, le persone, se ho dentro o no un ufficio stampa,
se voglio pagare un influencer per fare dei post sul mio prodotto, eccetera, eccetera. Diciamo che tendenzialmente si calcola un 15-20% del budget che si vuole raccogliere. Quindi, utilizzando questa metrica, più o meno uno si può fare un'idea di quale può essere l'investimento medio. Poi dipende anche molto, faccio un esempio, questi ragazzi di Wise Air, del Vaso Arianna che prima dicevo, per esempio hanno investito molto poco perché? Perché hanno lavorato prima con la costruzione della community, cioè prima hanno costruito, per esempio, vi racconto questa case perché insomma è interessante, visto che loro era un prodotto tecnologico, un prodotto fisico, ma anche un prodotto, diciamo, che poi era un prodotto di comunità, che finiva su un'app, che univa persone interessate al tema dell'ambiente, dell'aria pulita, eccetera, eccetera, su Milano, hanno costruito un gruppo che si chiamava Milano Aria Pulita su Facebook e hanno cominciato a condividere contenuti, portare dentro persone, discutere di quel tema. Hanno fatto anche dei processi di co-creazione, cioè hanno fatto vedere, guardate, stiamo realizzando il vaso, gli hanno fatto vedere i design, hanno fatto votare il design migliore dalla community, cioè hanno fatto un elemento, una costruzione di community che poi gli è servita come trampolino di lancio quando poi hanno di fatto lanciato la campagna di crowdfunding Reward. Come possiamo valutare in termini economici questo tempo? È un tempo di strategia, è un tempo di persone che fanno cose, che ci mettono l'idea, ci mettono la passione, che cercano di aggregare persone dietro il proprio progetto, ma non è un, diciamo, ecco, quindi diciamo che bisogna tenere in considerazione tanti aspetti. Spesso si può anche andare, come hanno fatto loro, a quel punto, una volta che ho costruito una community interessata al mio prodotto, mi basta lanciare la campagna senza fare ulteriori spese perché questa community aderisca e acquisti, preordini il prodotto. E questo è quello che è successo. E quindi ci sono diversi modi per investire tempo e denaro per poter lanciare un proprio prodotto. Un'ultima domanda per chiudere. Tu prima hai parlato della modalità tutto o niente, per cui o si raggiunge l'obiettivo prefissato oppure non si raccoglie il denaro che eventualmente i finanziatori, i contributori hanno dato nel frattempo. La Certo. domanda è: se io non raggiungo l'obiettivo e quindi non incasso quello che avevo previsto, devo pagare comunque delle commissioni alla piattaforma su cui ho fatto la campagna? No. Oppure c'è una situazione success fee. È success fee ed è win-win sostanzialmente. Se il progetto vince, vince la piattaforma e insomma, vince la comunità che ha sostenuto il progetto, il progettista e la piattaforma. Se no, nessuno raccoglie nulla. E quindi neanche la piattaforma. Certo, chi ha proposto il progetto ha perso i soldi dell'investimento, però attenzione, non sono soldi persi, come dicevo, perché se è andata male, nonostante l'impegno, l'investimento, eccetera, probabilmente c'è qualcosa che non va in quel prodotto. Quindi di base ho risparmiato i soldi di andare sul mercato e farmi male invece magari mettendo soldi veri in produzione e distribuzione. E probabilmente mi sono anche portato a casa qualche informazione utile che mi permetterà di migliorare il mio prodotto e ritentare. Ecco, in questo senso il crowdfunding, che è molto all or nothing, che è molto anglosassone, molto utilizzato in America, è proprio all'interno di quella concezione del fallimento all'americana, cioè testo, provo, non va bene, capiamo perché, come dire, portiamo a casa feedback, miglioriamo il prodotto e ritentiamo. E così facendo alcuni prodotti, come dicevo, sono passati da 50.000 dollari a 25 milioni di dollari. Chiaro, queste sono cose che succedono solo in America, in Italia ancora siamo ben lontani. Però in Italia, come dicevo, piano piano si sta muovendo, stanno crescendo i numeri, stanno arrivando progetti strutturati, stanno arrivando aziende. Non ho parlato dell'università, ma c'è l'Università Bicocca che anche insieme ad alcuni consorzi sta cofinanziando progetti di open innovation, quindi progetti di piccole startup incubate all'interno dell'università attraverso questo sistema. Quindi io il mio consiglio è per chi ha un prodotto, per chi ha un'idea, per chi ha un'azienda, per chi ha una startup, è sicuramente di fare un passaggio conoscitivo di questo mondo. Non è detto che tutti i progetti abbiano le gambe per camminare in una campagna di crowdfunding reward, non è assolutamente detto. Ma se c'è questa possibilità è sicuramente un buon tentativo, anche perché, come si diceva, se va male, male che vada, mi sono portato a casa delle informazioni di mercato. Ho capito. Prima di salutarti, un'ultima domanda al volo. Ma nella tua esperienza, ad esempio, fate una specie di selezione a monte per valutare se un prodotto, se un progetto
ha delle possibilità di successo o meno, oppure accettate chiunque, poi lasciate che sia, diciamo, il mercato, tra virgolette, a fare la selezione. Allora, innanzitutto ci sono centinaia di migliaia di piattaforme nel mondo, ognuna con le sue regole, no? Su produzione dal basso noi abbiamo una concezione orizzontale, cioè tutti possono entrare e provarci, come dire, no? Dopodiché, e quindi da questo punto di vista, in poche ore chiunque può entrare, agganciare il suo conto, predisporre la pagina di comunicazione e lanciare la sua campagna, eccetera. In poco tempo e senza costi e senza filtri. È chiaro che poi noi abbiamo uno staff che lavora tutti i giorni su produzione dal basso, sia di campaign manager che di customer care, che controlla innanzitutto che non vengano proposte cose, diciamo, illegali o fuori, come dire, o truffe, okay? Anche se, come dicevo, le truffe veramente sono un di cui è più facile che si propongano cose illegali, paradossalmente. E poi, magari in alcuni casi, dà una mano a migliorare un po' il progetto, dà qualche consiglio. Abbiamo un manuale che è pieno zeppo di consigli, di idee, di proposte per poter fare al meglio la propria campagna, sia di donation che di reward. Mi viene da dire però che all'interno di produzioni dal basso vedrete ci sono aziende, banche, università, enti pubblici, il Comune di Milano, il Comune di Venezia, Feltrinelli, Fastweb, Natura Sì, ci sono tantissime aziende, eccetera. Ecco, loro, questi soggetti che fanno delle iniziative, cofinanziano, ecco, loro fanno ovviamente processi insieme a noi, delle vere e proprie iniziative curate, quindi con un elevato aspetto di curatela. In quel caso ovviamente c'è una selezione, c'è un accompagnamento, c'è in qualche modo un processo più accompagnato che permette ovviamente anche di aumentare il tasso di successo. Non l'ho detto, ma lo dico perché è sempre meglio dire le brutte notizie alla fine, no, scherzo. Il tasso di successo nel crowdfunding comunque non è tutti quelli che ca caricano un progetto raccolgono i soldi. No, la metà non raccoglie nulla. Spesso su Kickstarter i progetti rimangono a 0 dollari. Questo cosa vuol dire? Che non è un processo facile, è un processo molto selettivo e molto meritocratico. Cioè i bravi, quelli che comunicano bene, che hanno un bel prodotto, un prodotto corretto, raccolgono e spesso fanno anche delle campagne in super overfunding. Altri no, cioè un po' è il mercato bellezza, mi viene da dire. Non tutte le idee, non tutti i progetti nascono col buco. Ottimo, grazie Angelo, direi che è stato estremamente chiaro ed esauriente. Anche a te chiedo se puoi ancora fermarti, casomai ci fossero delle domande ritardatarie, in modo tale che Rimango riusciamo. connesso. Ok, Grazie, perfetto. grazie a voi per l'invito e per la chiacchierata. Grazie a te. A questo punto facciamo un altro passo in avanti e ci mettiamo a parlare di equity crowdfunding. Quindi, siamo sempre nell'ambito del crowdfunding, ma in questo caso parliamo di uno strumento, abbiamo citato nel programma la palestra per le imprese che vogliono crescere. Sostanzialmente possiamo parlare dell'equity crowdfunding come una specie di quotazione in miniatura, se mi passi il termine, per cui imprese che vogliono aumentare la compagine sociale, vogliono accrescere il proprio capitale sociale, mettono quota a disposizione sul mercato. E gli investitori che vanno a finanziare questi progetti sostanzialmente diventano soci di quell'azienda e quindi ne condividono il rischio imprenditoriale. Però lascio a Pietro Pogliani di 200 di spiegare meglio quello che io ho sintetizzato, spero correttamente, quindi lascio la parola a te, Pietro, prego. Mi sentite? Perfetto. Perfetto, vedete anche il mio schermo, le Sì, slide? esatto. Ottimo. Grazie, dottor Paglietti. Sì, ha sintetizzato in realtà molto efficacemente ciò di cui noi ci occupiamo. Ringrazio anche il collega Angelo di Produzioni dal Basso, appunto, faccio i complimenti per la loro attività e per i risultati che hanno raggiunto negli ultimi anni. Magari muovo un attimo i passi dalla presentazione precedente, anche per evitare di fare ripetizioni, su alcune che sono delle analogie, diciamo, ovviamente comuni, no, alle due piattaforme, e magari soffermandomi maggiormente sui punti di differenza. Parto dall'esperienza di 200. 200 è una società fintech,
che gestisce la piattaforma di crowd investing 200 Crowd, è una piattaforma autorizzata da Consob. Infatti tutte le società che intendono fare equity crowdfunding devono rispettare un regolamento di Consob che è stato formulato nella sua prima versione nel 2013 e nel corso degli anni ha subito delle modificazioni che l'hanno portato, diciamo, anche a costruire e strutturare un mercato che prima era inesistente in Italia. L'ultima modifica risale all'inizio di quest'anno. Per esempio, inizialmente solo le startup innovative potevano fare raccolta sui portali di crowdfunding, poi la possibilità è stata estesa anche alle piccole e medie imprese innovative e infine anche alle piccole e medie imprese. Ecco, questo è il nostro team. Come vedete, siamo un team molto giovane e copiamo fondamentalmente le aree di business e le aree di marketing e prodotto. Perché una società dovrebbe ricorrere all'investimento tramite piattaforme di crowdfunding? Alcune motivazioni sono già state introdotte dal collega. Per quanto riguarda l'equity crowdfunding, che magari specifico, si tratta appunto di investimenti in quote di società di capitali, quindi di startup, che operano solitamente dei modelli di business caratterizzati da una forte innovazione, come abbiamo detto ad oggi poi è stato esteso anche a piccole e medie imprese con modelli di business più tradizionali. Il fatto di cercare, diciamo, finanziamenti attraverso il capitale di rischio significa fondamentalmente cercare quella forma di capitale meno circolante, più rischioso, ma sicuramente che permette di fare investimenti strutturali ed investire nella costruzione di nuove progettualità. Infatti uno degli obiettivi, diciamo, per cui una società dovrebbe accostarsi all'equity crowdfunding è probabilmente quello di sviluppare nuovi progetti o la crescita del modello di business su cui sta lavorando. Solitamente l'equity crowdfunding, il ricorso quindi all'equity, non è un buono strumento quando si intendono fare operazioni di ristrutturazione del debito, per esempio, perché gli investitori che decidono di investire, di mettere i propri soldi in una società, lo fanno molto spesso con un'ottica speculativa. Pertanto quello che vorrebbero vedere dalla società è che questi capitali venissero utilizzati appunto per crescere, per far crescere possibilmente, quanto più velocemente possibile, il valore della società. Sicuramente l'equity crowdfunding si presta molto bene per sostenere quelle società che hanno già superato la fase di ideazione del proprio modello di business, hanno magari già un MVP, un prototipo che è già stato testato sul mercato, quindi idealmente potrebbe essere una fase successiva rispetto a quella di una campagna di reward crowdfunding. Quindi ho già, per esempio, se si tratta di un prodotto fisico, testato la reazione del mercato per quanto riguarda la vendita del mio prodotto o del mio servizio. A questo punto ho bisogno di ulteriori capitali per crescere, per strutturare la mia società, ma anche, tra virgolette, per validare il mio modello di business agli occhi di investitori che hanno, diciamo, un'ottica, appunto, come dicevo, più speculativa, e quindi mi possono dare anche una sorta di validazione della valutazione della mia società e del mio business model, e quindi
effettuare quel percorso di crescita che mi porta, diciamo, dalla fase prototipale alla fase di crescita della scalabilità del business. A quel punto, chiaramente, poi i capitali necessari saranno magari di importo tale per cui sarà necessario ricorrere a investitori più istituzionali e che riescano, diciamo, a coprire un fabbisogno molto più ampio. E infatti vediamo che da un certo punto in poi si entra nel settore della finanza più tradizionale. Negli anni abbiamo visto che in Italia il crowdfunding comunque è cresciuto sia per quanto riguarda i numeri, sia per quanto riguarda anche la conoscenza e la diffusione delle piattaforme che offrono questo tipo di servizio. Questi dati sono al netto dei dati, includono i dati delle campagne realizzate da piattaforme di real estate crowdfunding, che diciamo è una sorta di verticale che negli ultimi 2 anni in particolare, ha contribuito all'espansione di questo settore. Il bacino di società a cui si propone, si riferisce questo strumento di finanza alternativa è indubbiamente un bacino di società molto ampio, sicuramente in Europa, ma già anche in Italia. I vantaggi per gli investitori e per le aziende sono abbastanza evidenti. Per gli investitori c'è la possibilità di diversificare il proprio portafoglio di investimenti, accedendo quindi a un asset class sicuramente illiquida, quindi anche scorrelata e staccata dalle fluttuazioni della borsa e dei mercati, accedere a benefici di detraibilità o deduzione fiscale. In particolare, fino a fine anno le detrazioni fiscali sono state portate dal 30 al 50% per le persone fisiche, e probabilmente, ma non è ancora stato chiarito, sarà esteso anche per il 2020. La trasparenza, perché tutte le informazioni sono pubbliche sui portali e possono essere scaricate e visionate da chiunque, quindi c'è una sorta anche di controllo da parte del crowd, oltre che di investimento, sulle informazioni che sono state caricate. Alcune piattaforme, come per esempio la nostra, siamo stati forse i primi anche a offrire un servizio di fact-checking, chiamiamolo light due diligence, delle informazioni riportate in piattaforma, avvalendoci del supporto di una società esterna, quindi una società terza, che ha appunto il compito di emettere un certificato e validare il fatto che le informazioni contenute nella campagna sono veritiere. Questo è un duplice obiettivo: da una parte, dal lato investitori, garantire che le informazioni della società in cui si sta andando ad investire siano corrette, riscontrabili; dall'altra, per le società, è un modo anche per evitare di fare dei claim che poi non possono essere sostenuti nei confronti degli investitori e possono creare problemi in futuro, perché la società deve sempre ricordarsi che in cambio di questi soldi sta facendo entrare al proprio interno, all'interno della propria compagine sociale, l'investitore, che diventerà a tutti gli effetti un socio della società. E infine la selezione di opportunità, quindi la possibilità di accedere, diciamo, ad un catalogo di iniziative direttamente da smartphone, da PC, ed effettuare tutto il processo di investimento direttamente dal portale. Per le aziende l'accesso a maggiori capitali, quindi capitali che non potevano essere raggiunti altrimenti, per esempio sia per quanto riguarda capitali di privati, quindi investimenti di privati che possono essere o utenti della piattaforma o clienti e fornitori della società stessa o del network degli imprenditori. Esposizione mediatica: infatti ci teniamo sempre a precisare che fare una campagna di crowdfunding non vuol dire semplicemente fare fundraising,
ma vuol dire anche per 60 giorni, durata comunque della campagna, fare attività di comunicazione mirata, fare attività sia sui canali della società sia sui canali della piattaforma, e quindi c'è un indubbio vantaggio nel fatto di diciamo, essere online, essere pubblici e fare comunicazione e marketing per 2 mesi. Chiaramente rimane anche un supporto, dal momento che la campagna rimane poi online anche dopo la raccolta, può essere utilizzato anche come strumento per richiamare successivamente potenziali interessati a conoscere il business. La validazione del business, appunto, come dicevo, è un momento in cui la società pubblicamente si propone a una platea di investitori con il proprio business model, con una certa valutazione dell'impresa, e il fatto che appunto la campagna riesca a chiudersi con successo significa aver ottenuto una prima, perlomeno anche se parziale, validazione del proprio modello di business e della valutazione, e quindi della percezione del valore economico che può essere generato prospetticamente dalla società agli occhi degli investitori. Di contro, non chiudere una campagna significherebbe chiaramente non validare questi elementi. Per questo anche nell'equity crowdfunding il tasso di successo è probabilmente un po' più alto rispetto al reward crowdfunding, infatti è circa dell'80%, e proprio perché comunque la validazione, diciamo, che si vuole ottenere, essendo anche più legata alla società stessa e non solo al prodotto, è anche un po' più, diciamo, importante riuscire a chiudere la campagna con successo. Infine, semplificazione e rapidità, appunto perché permette di gestire un numero di investitori talvolta anche molto, molto elevato. Ci sono campagne, abbiamo gestito campagne con più di 1.000 investitori, in modo completamente informatizzato e quindi anche in modo molto efficiente. Grazie alla tecnologia, infatti, abbiamo, diciamo, organizzato tutto il processo di gestione della campagna, a partire dall'attività di origination, quindi diciamo di raccolta delle proposte di investimento da parte delle campagne, delle società, il processo di selezione che appunto si basa su una parte più qualitativa e una parte più quantitativa invece che fa utilizzo che si appoggia anche ad un framework di valutazione che abbiamo definito col Politecnico di Milano. E la gestione della campagna, ovvero dal momento in cui la campagna viene messa online fino alla chiusura della campagna. Anche le attività post-funding chiaramente possono essere gestite attraverso la piattaforma, quindi la comunicazione della reportistica con gli investitori, che una volta, diciamo, divenuti investitori di una startup, possono ricevere tramite la piattaforma una reportistica periodica che per il monitoraggio dell'andamento del proprio investimento. Oppure per esempio il caricamento e quindi il reperimento dei documenti necessari alla richiesta per le detrazioni fiscali. Perché 200? Qui qualche numero. In 200 ad oggi abbiamo raccolto più di 16 milioni di euro, tutti in startup PMI innovative, per 36 campagne di successo. Il nostro ticket medio è di circa 4.000 euro e il ticket minimo di 500 euro. Abbiamo dei valori medi che sono leggermente superiori alla media di mercato, e questo proprio perché, anche ponendo un ticket minimo un po' più alto, diciamo, abbiamo selezionato e spinto gli investitori a fare investimenti di un certo tipo. La tecnologia è sicuramente quello che ci permette di realizzare questi processi in modo così appunto integrato, e magari adesso non mi dilungo sulla parte di
tecnologia, sicuramente la tecnologia e i processi sono stati studiati in modo parallelo. Come scegliamo le aziende? Anche un po' rispondendo a una domanda che era stata fatta in precedenza, le aziende appunto ci vengono proposte solitamente dal nostro network di professionisti con cui collaboriamo, piuttosto che da altre startup che hanno già fatto raccolta. Veniamo a conoscenza dei founder in eventi in cui partecipiamo, oppure arrivano direttamente sulla nostra piattaforma e iniziano il processo di onboarding, che può essere svolto completamente online. Il processo di valutazione, appunto, dicevo, si svolge con una parte più qualitativa e una parte più quantitativa. La campagna viene preparata circa in 2 settimane, un mese, viene diciamo supportata dal nostro team nella predisposizione di tutta la documentazione della pagina della campagna. Le attività che solitamente devono essere fatte sono la preparazione di una pagina, della pagina online, la creazione di un video, l'aumento di capitale, l'apertura di un conto corrente vincolato sul quale verranno fatti transitare gli investimenti e che verranno sbloccati una volta raggiunto l'obiettivo, almeno l'obiettivo minimo, e fondamentalmente poi la revisione di tutto il pacchetto documentale. La campagna si chiude con successo quando l'obiettivo minimo viene raggiunto e chiaramente scade il tempo dei 2 mesi di cui parlavamo. Deve partecipare all'investimento un investitore professionale, così come viene definito diciamo all'interno del regolamento. Si tratta fondamentalmente di un investitore che rispetta alcuni requisiti patrimoniali e che deve sottoscrivere almeno il 5% della raccolta. E quindi ci occupiamo nella fase finale poi della raccolta di tutti i documenti necessari, nell'invio delle comunicazioni alle camere di commercio per l'inserimento dei nominativi dei nuovi soci nella visura. Come dicevo appunto, il processo di valutazione insiste sulla analisi di una serie di informazioni e di documenti. Questi documenti chiaramente sono documenti più legati al business, strategici, quindi un pitch, un business plan, una situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria, prospettica, e documenti invece di natura più societaria, quindi visura, statuto, atto costitutivo, l'ultimo bilancio approvato e eventualmente dei patti parasociali che dovranno essere resi pubblici. Il FAST appunto è il framework che utilizziamo, e le aree su cui insiste nella valutazione dell'iniziativa sono team, prodotto e servizio, financials e documentazione. L'obiettivo non è tanto quello di valutare la bontà o il potenziale di una società, sicuramente questo è qualcosa che deve esserci, ma in realtà il vero obiettivo è quello di comprendere se l'equity crowdfunding può essere una soluzione di successo, una soluzione percorribile per la società per fare raccolta. Appunto, come diceva anche il collega, non è per tutti, cioè non è uno strumento che si adatta in modo utile a tutte le realtà. Quindi il nostro obiettivo è quello di capire proprio questo, dal momento che né la piattaforma né la società hanno alcun vantaggio a mettere online una campagna che poi non si chiude, per i motivi anche che dicevo precedentemente. E, appunto, come accennavo, questo processo di selezione ci ha anche permesso di tenere il tasso di successo al di sopra dell'80%, anche per una questione di tutela della società. Le società sanno quindi che se vengono approvate per la realizzazione di una campagna è perché la piattaforma ha valutato che la probabilità di successo, comunque, benché mai pari al 100%, ma è superiore ad una certa soglia.
Una volta che la campagna è stata valutata, è stata preparata la documentazione e va online, la parte fondamentale ricoperta dalle attività è quella del marketing e della comunicazione. In realtà queste attività partono già prima del lancio della campagna, con la pianificazione della comunicazione e della strategia di investimento che si vuole, diciamo, utilizzare, e deve essere, diciamo, pianificata in modo tale che la comunicazione e il marketing che durante questi 2 mesi vengono fatte dalla piattaforma e dalla società siano allineate e coordinate. Sicuramente durante questo periodo è importante che i founder o comunque le persone chiave del team della società siano coinvolte e si mettano in gioco in prima persona nella presentazione e nella comunicazione eventualmente con gli investitori che richiedessero dei feedback. Questo è molto importante soprattutto per le realtà che non hanno ancora, diciamo, sviluppato anche uno storico, e quindi l'investimento fondamentalmente avviene sulla base della valutazione di un'idea, di un business plan e del team che intende portare avanti il progetto. Quindi il team e quindi i founder ricoprono un ruolo molto importante nella valutazione dell'investimento. La pagina della campagna, qui vedete alcuni elementi appunto della nostra piattaforma. Come vedete ci sono varie sezioni che possono essere utilizzate per completare poi quella che è la pagina che si vedrà, diciamo, che gli investitori vedranno. E queste, diciamo, sono un po' le sezioni in cui si suddivide la pagina. La strategia di comunicazione, come dicevo, deve essere impostata in modo coordinato, quindi anche per esempio le uscite sulle testate giornalistiche, le comunicazioni che vengono poi riverberate sui canali della società e sui canali della piattaforma devono seguire uno schema ben preciso. E uno strumento che viene utilizzato per l'attività di marketing prima del lancio della campagna è quello del coming soon, e della possibilità di iniziare a inserire l'interessamento ad investire nella campagna prima che la campagna venga aperta. Questo è uno strumento che serve appunto a noi, alla società, per capire a che punto, diciamo, di preparazione la società è arrivata per, diciamo, andare online. Il fatto di vedere che magari a una settimana dalla campagna sono già arrivati gli investimenti necessari a raggiungere l'obiettivo minimo, ci fa sentire più confidenti e magari è possibile anche aumentare l'obiettivo minimo per puntare a un obiettivo un po' più ambizioso. Se di contro invece a pochi giorni dalla campagna vediamo che siamo ancora molto lontani, magari decidiamo di rimandare l'apertura della campagna di un'altra settimana, oppure di modificare l'obiettivo minimo, sempre rimanendo coerenti, diciamo, con la dimensione della campagna e il fabbisogno finanziario della società. Quindi chiaramente poi la campagna viene lanciata e durante tutto il periodo di gestione della campagna vengono creati dei touch point, dei momenti che vengono utilizzati per fare comunicazione, come per esempio il raggiungimento dell'obiettivo minimo, il rilancio di un obiettivo massimo più elevato. Abbiamo una community di circa 16.000 iscritti con più di 5.000 investitori attivi. Abbiamo sempre puntato molto anche sulla formazione della nostra community tramite l'utilizzo del nostro blog, la creazione di un'academy che ci ha permesso comunque nel tempo di dare una formazione anche agli investitori in modo tale che sapessero che tipo di investimento stanno facendo, che sicuramente è un investimento rischioso, è un investimento illiquido,
ma è anche un investimento chiaramente ad alto potenziale, se appunto approcciato anche con un'ottica di diversificazione, chiaramente. Gli obiettivi di dimensione della campagna, chiaramente va definito un obiettivo minimo, un obiettivo massimo. Questo obiettivo minimo, obiettivo massimo, poi solitamente vengono riflessi nell'aumento di capitale. L'obiettivo minimo deve essere sicuramente il minimo che la società è disposta a raccogliere per poter sostenere le attività di cui ha bisogno, cioè per cui ha bisogno di fare raccolta. E deve essere chiaramente commisurato anche all'effort necessario per fare questo tipo di raccolta. Quindi, diciamo, ha poco senso impostare un obiettivo minimo molto molto basso per essere più sicuri di chiudere la campagna, perché comunque, diciamo, se poi la valutazione della società è molto sbilanciata rispetto all'obiettivo minimo, la proposta risulta non equilibrata perché una società con una valutazione molto più al molto alta dovrebbe anche essere in grado di raccogliere un capitale superiore. Quindi il fatto che imposti un obiettivo minimo eccessivamente basso significa dimostrare praticamente che il prezzo a cui si sta pagando probabilmente quelle quote è troppo alto, non è allineato con la capacità di raccolta della società. I tempi della campagna, circa appunto dicevo 2 settimane, un mese per la preparazione della raccolta, un coming soon, quindi che parte prima durante anche la preparazione degli ultimi documenti, di circa 14 giorni, e poi 60 giorni di campagna. Devono poi essere concessi 14 giorni di diritto di recesso dalla data dell'ultimo bonifico e deve essere un investitore professionale che ha sottoscritto il 5% delle quote. Il processo di investimento, appunto, come dicevo, avviene completamente online e per quanto riguarda i costi di gestione di una, cioè i costi di realizzazione di una campagna, la nostra FIE è Success e quindi in caso di successo, quindi di raggiungimento dell'obiettivo minimo e di sblocco dei fondi, anche noi percepiamo una fee che è del 6%, sempre nella logica appunto all or nothing, e nel caso in cui invece non venga raggiunto, per la società non c'è alcun costo upfront, alcun costo fisso. Quindi anche da qui, diciamo, per una questione di opportunità, il fatto che una campagna si decida che può essere lanciata è perché comunque si ha poi l'intenzione di portarla a raggiungimento dell'obiettivo, sia dalla parte della società, ma chiaramente anche da parte del team della piattaforma. Con questo chiuderei e lascerei magari spazio a qualche domanda per eventualmente approfondire qualche tema che ho trattato più velocemente. Grazie Pietro per la tua relazione. Ma innanzitutto rispondo io a una domanda tecnica che mi è giunta. Cioè, ricordo che chi vuole partecipare anche al webinar del 26 novembre, proprio della settimana prossima, deve comunque iscriversi utilizzando il link che gli è stato fornito, che comunque gli verrà ricordato. Per cui questa è una nota tecnica per chi vuole seguire poi anche il secondo seminario della settimana prossima, che ricordiamo è sulle tecniche di redazione del bilancio e su come gli interlocutori finanziari leggono il bilancio da centrale rischi per valutare un'impresa. Invece, tornando al tema dell'equity crowdfunding, abbiamo parlato di questo strumento come opportunità per aumentare il capitale sociale dell'azienda, quindi aumentare la compagine. Sono due domande che probabilmente si elidono, nel senso che la prima domanda riguarda la possibilità che un socio voglia abbandonare una società. E quindi si chiede, l'equity crowdfunding può essere utilizzato per cedere queste quote sul mercato, quindi sostituire un socio? E la seconda domanda, che mi pare collegata, riguarda il passaggio generazionale, nel senso che se
se gli eredi di un'azienda non sono tutti quanti interessati a rilevare le quote, uno o più degli eredi può usare le sue quote, cederle sul mercato tramite il crowdfunding per fare una sostituzione? Ok, allora, come giustamente appunto diceva inizialmente, l'equity crowdfunding funziona tramite aumento di capitale, quindi è uno strumento che permette di, tramite un aumento di capitale dedicato, di raccogliere ulteriori fondi, quindi di, tra virgolette, diluire la compagine sociale esistente e andare ad aggiungere nuove quote di capitale sociale, quindi nuovi soci. Per questo già, diciamo, la definizione e l'utilizzo dello strumento esclude la possibilità di utilizzare l'equity crowdfunding per effettuare operazioni di trasferimento di quote da una proprietà a un'altra, che a quel punto diventerebbe una sorta di mercato secondario, no, delle quote, ma nasce proprio con l'idea di aumentare il capitale della società. Mentre un trasferimento di quote da una proprietà all'altra trasferirebbe il valore di quelle quote da una proprietà appunto ad un'altra, ma senza alcun beneficio per la startup, per la società, procedere tramite un aumento di capitale consente un'iniezione di capitale direttamente nella società. Quindi questa è sicuramente l'ottica con cui anche il legislatore, ma sicuramente con cui è nato anche a livello concettuale l'equity crowdfunding. Ecco, c'è una domanda che va invece, che evidenzia probabilmente una preoccupazione inversa, cioè se la mia campagna di equity crowdfunding ha molto successo e quindi partecipano decine o centinaia di investitori, cosa succede poi quando io convoco ad esempio l'assemblea dell'azienda, che mi ritrovo con centinaia di persone che votano, che alzano la mano e che vogliono dirmi come devo gestire l'impresa? Certo. Allora, questa è sicuramente una tematica che ci troviamo comunque sempre ad affrontare con le società. Vanno fatte alcune precisazioni. Sicuramente anche il fatto di avere centinaia di investitori e quindi di soci all'interno della propria cap table non significa che tutti loro avranno diritto di voto. Infatti quello che solitamente si definisce è una soglia di investimento al di sotto della quale gli investitori avranno solo diritti patrimoniali e al di sopra della quale invece otterranno diritti amministrativi e diritto di voto. Quindi solo magari gli investitori che investono più di 10, 15, 20 mila euro, dipende chiaramente dalla dimensione della campagna e della società, avranno diritto poi di voto come soci in assemblea. Quindi già questo riduce il numero di soci votanti. Poi ci sono altre due diciamo possibilità. Una è quella a cui a volte ricorrono le società che intendono fare raccolte già, diciamo, di un certo importo, che è quella di costruire un veicolo di investimento, ovvero di strutturare una società che si occupa di raccogliere, fare la raccolta e poi acquistare le quote della società. In questo modo tutti gli investitori diventano soci di questo veicolo, cioè di questa società che ha appunto come unico obiettivo quello di acquisire partecipazioni della startup, rimangono all'interno del veicolo regolati da chiaramente un patto parasociale e il voto anche in assemblea viene espresso un unico voto che sarà quello del veicolo e sarà oggetto, diciamo, delle manifestazioni di voto che sono state raccolte dal veicolo stesso tra gli investitori al proprio interno. Questa è una soluzione, chiaramente è una soluzione un po' più costosa e per questo
perché significa costituire una società appositamente e poi mantenere i costi di gestione che, seppur essendo molto bassi, però possono arrivare a qualche migliaia di euro all'anno. È un modo efficace chiaramente per mantenere anche più pulita la cap table. Capito. Ancora una domanda. Visto che parlavi dei vari step per arrivare a presentare il progetto sulla piattaforma, un partecipante ci chiede se voi offrite anche un'assistenza, una consulenza, diciamo, per quanto riguarda la redazione dei documenti necessari. Nel senso, immagino, se voi date delle dritte, diciamo così, dei consigli sulla documentazione in caso di documentazione da integrare o da modificare. Allora sì, nel senso, chiaramente diamo sempre dei consigli e diciamo cerchiamo sempre di, soprattutto una volta che poi decidiamo di partire, di indirizzare la comunicazione, la preparazione dei materiali nel modo più corretto possibile. Chiaramente la preparazione poi dei materiali è demandata alla società stessa, no? Che si dovrà far carico di preparare la documentazione. Quello che però chiaramente facciamo è dare feedback proprio anche dettagliati sulle singole slide, diciamo, sui contenuti che devono essere comunicati. In questo aiuta anche, diciamo, la società di cui parlavo, che si chiama Dipound, chiaramente dà un supporto anche sulla preparazione e predisposizione dei materiali, perché se vede, per esempio, che ci sono delle informazioni che vengono proposte in modo poco chiaro o interpretabile in maniera scorretta, chiaramente lo fa presente e suggerisce alla società di modificarlo, anche perché altrimenti verrà riportato nel certificato che la dichiarazione fatta magari non è supportata da dati, da evidenza e quant'altro. Ancora una domanda più specialistica questa forse. Chiedono se siete associati al network europeo del crowdfunding o ad altre associazioni simili. Sì, siamo diciamo associati ad alcune associazioni, Matteo in particolare è presente anche nel board di Asso Fintech. Onestamente mi coglie un attimo impreparato sulla nostra, diciamo, sul fatto che siamo meno associati al network europeo. Beh, è una curiosità, immagino. Un attimo impreparato. Ma penso posso dare solo una curiosità. Invece un'ultimissima battuta, visto che abbiamo ancora 4 minuti a disposizione. Hai parlato di detrazioni fiscali, ma le detrazioni per chi sono? Per l'impresa che fa l'operazione o eventualmente per gli investitori? Certo, le detrazioni sono per gli investitori, quindi l'investitore privato che decide di investire 10.000 euro in una startup potrà detrarre, diciamo, nei 3 anni successivi all'investimento fino a 5.000 euro dalle proprie tasse che dovrà pagare. Quindi, diciamo, un investimento di 10.000 euro, se c'è capienza ovviamente, di detraibilità nelle tasse che un investitore privato paga, alla fine viene a costare la metà. Per quanto riguarda invece le imprese, le società, le persone giuridiche che investono in startup e PMI innovative, non c'è una detraibilità, ma c'è una deduzione fiscale del 30%, quindi un abbattimento dell'imponibile pari al 30% dell'investimento fatto. Perfetto. Un'ultimissima cosa al volo. Sui fondi raccolti tramite equity crowdfunding, si devono pagare tasse? Allora, i fondi raccolti vengono registrati direttamente come aumento, cioè come riserva da sovrapprezzo all'interno del conto economico e non vengono, diciamo, tassati al netto di imposte di registro e quant'altro, quindi e costi notarili, chiaramente ci sono dei costi notarili da sostenere. Ho capito. Benissimo, Pietro, a questo punto non vedo altre domande in arrivo, per cui ringrazio anche te per la relazione, per le spiegazioni ulteriori che ci hai dato
E a questo punto chiedo se vuoi rimanere ancora collegato per qualche minuto fino alla fine, in modo tale che ci fossero altre domande e riusciamo a rispondere. E a questo punto passiamo all'ultimo tema della giornata, cioè al ruolo dei confidi della finanza alternativa. Noi siamo forse abituati a pensare ai confidi come erogatori di garanzie sui finanziamenti bancari, però chi come me ha avuto modo di occuparsi di confidi negli ultimi 20 anni ha visto una notevole trasformazione di questi soggetti da semplici erogatori di garanzie a intermediari finanziari, in alcuni casi comunque a soggetti che operano in maniera attiva anche nella finanza, diciamo, complementare. Di questo parleremo con il professor Parini di Rete Fidi Liguria. Non mi dilungo ulteriormente, lascio a lui la parola. Prego, professore. Al momento non sentiamo nulla. Ok, grazie di avermi riattivato l'audio. Mi vedete anche? Tutto bene. Ok. Molto bene, grazie dell'invito e dell'occasione in questo webinar, che mi sembra interessante, perché più si parla di alternative finance in generale, in tutte le sue componenti. I relatori precedenti hanno sviluppato alcune parti particolarmente interessanti. Io a questo punto dovrei parlare un po' di confidi di cui mi occupo, in quanto mi occupo del confidi regionale della Liguria, che non è uno dei confidi più grossi, ma di certo cerchiamo di essere molto attivi sull'innovazione. Ecco, scusate gli organizzatori, io vedo me stesso e mi fa piacere dal punto di vista narcisistico, però... Noi vediamo anche le slide. Voi vedete anche le slide, ma io non la vedo. Come faccio a togliere me stesso? Lascio magari intervenire i tecnici in questo caso. Ok, perfetto. Ci metto non subito la condivisione della webcam. Adesso vediamo le slide. Adesso vedete slide, il problema è che non le vedo io. Ok, adesso le vedo anch'io. Perfetto. Bene, allora, dicevamo, i confidi, due parole, ma sono abbastanza un fenomeno noto, con i suoi pregi e i suoi difetti. Nascono fin dagli anni 70, sono nati per fare garanzia a favore delle PMI su finanziamenti bancari. All'inizio erano dei club di imprenditori amici, poi hanno cominciato a crescere in collegamento alle politiche commerciali delle banche di espansione degli impieghi. Siamo diventati poi, e siamo oggi 34, ma nei prossimi mesi scenderemo 32 a causa di due fusioni, degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia, quindi iscritti al 106. Il che ci porta adempimenti, naturalmente, però ci porta anche grandi opportunità a servizio delle imprese socie. Come intermediari vigilati 106 possiamo fare prestiti diretti, possiamo fare garanzie su qualsiasi cosa, e possiamo prendere anche le garanzie dirette del Fondo Nazionale di Garanzia, che oggi è il protagonista del finanziamento delle imprese. Quindi sui nostri prestiti, e quando sottoscriviamo dei mini bond, quindi prestiti sotto forma di finanziamenti o sotto forma di sottoscrizione di mini bond, possiamo attivare la garanzia del Fondo Nazionale. Quindi abbiamo sia l'attività tradizionale di garanzie su finanziamenti bancari, sia quella innovativa sui mini bond o su finanziamenti diretti, che possono rientrare nel vasto mondo del peer-to-peer lending. Un po' di numeri sui confidi vigilati, quindi questi sono stati 34,
Nel 2019 sono 7 miliardi di garanzie rilasciate, quindi siamo un po' frammentati, ma i volumi sono importanti. I primi 10 confidi fanno 4,3 dei 7 miliardi, quindi insomma i primi 10 confidi erano una bella fetta e sono in crescita tra il 18 e il 19. Però c'è ancora una bella parte degli altri 24. Riguardo ai flussi di nuove garanzie, poi ci sono ovviamente i rientri delle precedenti, siamo un sistema che in Total Italia nel 19 2 miliardi e 5,83, di cui 1 miliardo e 5,91 dei primi 10. I primi 10 crescono, il totale scende, qui c'è un'incidenza un po' maggiore dei primi 10. Ecco, l'attività diversificata, diversa dalla tradizionale garanzia su finanziamenti, aveva fino all'estate scorsa dei limiti molto stretti. Adesso questi limiti sono stati ampliati da nuova normativa del 2020, fino al 50% dell'attività. E questo ci apre notevoli opportunità di riposizionamento dell'attività dei confidi al servizio delle imprese, ed è quello che è il nocciolo che vorrei comunicare oggi. L'attività tradizionale di garanzia, infatti, questo intervento del legislatore che ci ha ampliato la possibilità di fare attività di intermediazione finanziaria, è stata molto opportuna perché l'attività tradizionale di garanzia sui finanziamenti bancari è in inevitabile declino, spiazzata dal ruolo sempre più centrale affidato al fondo di garanzia della legge 622, cioè il fondo di garanzia nazionale. Questo garantisce tutto il credito bancario, e attenzione, può anche garantire i finanziamenti degli intermediari 106 come noi e può anche garantire le sottoscrizioni dei mini bond da parte nostra. Questi sono un po' di numeri sulle garanzie del Fondo Nazionale. Quest'anno c'è stato con i provvedimenti successivi all'epidemia, c'è stato un boom. Guardate, 2020 si giravano tranquillamente fino a marzo con meno di 2 milioni, scusa, meno di 2 miliardi al mese di finanziamenti garantiti, poi da maggio a giugno sono saliti a 12 miliardi, 18 miliardi con gli interventi per la liquidità delle imprese e ancora di più, presumiamo, su questi sono gli ultimi dati pubblici su settembre e ottobre. I confidi sono stati abbastanza spiazzati da questo boom. Questo è di nuovo il 20% e la proporzione tra numero domande e finanziamenti accolti tra la garanzia diretta del Fondo Nazionale di Garanzia alle Banche, 36,9 miliardi, e la controgaranzia, i confidi che garantiscono le banche, sono diventati un po' impietosi. Negli anni precedenti la quota di supporto alla garanzia dei confidi era più ampia. A questo punto è ben comprensibile che tutto il sistema dei confidi sta cercando, grazie anche a quell'intervento del legislatore di cui vi raccontavo prima, sta cercando di diversificare nel vasto mondo dell'alternative finance la sua attività. Quindi oggi l'obiettivo è utilizzare a favore delle imprese tutto quello che i confidi hanno, cioè risorse finanziarie, e sommando tutti i 34 confidi ce n'è di capitale, e l'esperienza accumulata nella valutazione del merito di credito. Questo tutti i confidi lo sanno fare bene. E hanno l'obiettivo di diversificare le fonti di finanziamento, utilizzando anche tutte le possibili sinergie tra pubblico e privato, quindi tutte le fonti di provvista, di provenienza, regioni, fondazioni, comuni,
qualsiasi, anche pubblica. Ecco, una cosa che vorrei notare bene è che i Confidi sono organismi consultivi, cioè portano dentro di sé soci per migliaia e migliaia e migliaia di posizioni, tante microimprese, ma anche un buon numero di medie imprese industriali di servizi. E i Confidi operano con una logica non profit, per cui da questo punto di vista l'operatività nei confronti delle imprese sicuramente è a condizioni potenzialmente più favorevoli, diciamo, proprio per la natura di organismi non profit. Ecco, l'obiettivo sono le PMI italiane, che hanno una struttura finanziaria che, come è noto, è ancora, soprattutto per la fascia delle medie e medio-piccole, è ancora legato al modello tradizionale di finanziamento centrato sul debito, in particolare sul debito bancario. Quindi le imprese italiane hanno un'esigenza di passare progressivamente. Progressivamente vuol dire anche via via quelle di dimensioni più piccole, verso un modello di finanziamento più simile agli standard internazionali. Standard internazionali che vedono più autofinanziamento e meno debito bancario, e più adeguato alle trasformazioni delle nostre amiche, tra virgolette, banche. Amiche banche che sono un po', diciamo così, poco affezionate al di là delle dichiarazioni di forma, a fare impieghi alle imprese, soprattutto alla fascia più bassa. Quindi questo sistema dei Confidi che sta perdendo ruolo nella garanzia dei finanziamenti e può passare ad operare nel mondo dell'alternative finance, si incontra con le esigenze delle imprese di migliorare la loro struttura di finanziamento riducendo il peso delle banche. Questo fenomeno, che con le medio-grandi è già abbastanza accaduto, deve nei prossimi anni scendere via via verso le dimensioni medie e medio-basse, incontrando apparentemente il favore anche del sistema bancario, che non aspetta di meglio che dividere con altri il peso cioè dividere col mercato il peso di finanziare via via una parte un po' più bassa come dimensioni del sistema. Quindi abbiamo esigenze anche delle imprese che il sistema dei Confidi vuole incontrare, di cui vuole farsi carico. Due grafici che non ci stanno neanche male. Indicatori di indebitamento, i debiti bancari, vedete, sono quelli verdi, con oscillazioni, vedete, questa oscillazione è conseguente ai problemi di liquidità della crisi Lehman. Vedrete che il 2020 e il 2021 la barra verde aumenterà, ma il problema è congiunturale. Vedete, gli altri debiti aumentano. Le obbligazioni, qui erano pochissimo la parte azzurra, e qui cominciano a vedersi. Qui ci sono imprese di ogni tipo, quindi ci sono anche le grandi, che sicuramente emettono obbligazioni molto di più. Per cui è una trasformazione in corso, le crisi la rallentano, vedremo un aumento. Però il processo è avviato. Il problema, ripeto, è farlo passare dalle dimensioni medio-grandi
fare scendere un processo di revisione della struttura finanziaria anche alle imprese di dimensioni via via inferiori. Ma questo deve essere un processo lento e progressivo. Questi sono prestiti bancari per le società non finanziarie, quindi di produzione di beni e servizi, dal 2008 al 2015, quindi questo è un periodo un po' più antico. Questo già nel 2011, quel fenomeno che vi dicevo prima del post-crisi Lehman. Per il resto poi stanno piano piano scendendo già da soli. Questo è bello, l'autofinanziamento è la fonte di finanziamento elettiva. Il problema è che l'autofinanziamento dipende da quanta cassa generano le imprese, meno i dividendi che erogano o i compensi che erogano le più piccole. E qui abbiamo molti settori con redditività ormai un po' troppo bassa. Comunque, aumentano i dati di la curva nera è la liquidità sull'attivo. Quindi anche le imprese, soprattutto le grandi, cominciano ad avere riserve di liquidità attiva. Fa parte di quel fenomeno di trasformazione verso modelli di finanziamento più simili a quelli internazionali. La redditività aumenta, vedete la curva azzurra è il margine operativo lordo sull'attivo. Ci sarà un crollo nel 20, però rispetto agli anni del post Lehman, rispetto anche agli anni precedenti, stiamo tornando a livelli migliori. Sicuramente questo dovrebbe crescere. È bello che la quota di autofinanziamento sugli investimenti, queste colonne, vada crescendo e si abbia superato il 9, dopo ne veniamo nel 2007, no scusi, questo è un altro tipo di scala, siamo più alti del 2007 che era il pre-crisi Lehman. Quindi qualcosa sta anche migliorando nella performance delle imprese. Però di nuovo qui è un universo diversificato. Cerco di accelerare la leva finanziaria, confronto internazionale, ma anche gli altri debiti li usano, vedo la data della Germania, la leva finanziaria sui prestiti bancari è elevata anche in Germania, un po' più bassa in Francia. Sugli altri prestiti, un po' più alta in Francia. Credito bancario alle imprese, qui c'è qualcosa sulle dimensioni. È impietoso. Imprese medio-piccole, e qui sono abbastanza piccole però in questo universo, progressiva diminuzione, è quello che tutti lamentano. Sulle imprese medio-grandi, riduzione solo nel 2019, ma credo che in questo caso fosse più una ridotta richiesta, perché le imprese medio-grandi si finanziano in altri modi. Comunque per le medio-piccole il problema di trovare miglioramenti dell'autofinanziamento e fonti di finanziamento alternativo si pone, e soprattutto fa vedere il disinteresse, ma non un disinteresse forse esagerato, ma comunque la selettività crescente del sistema bancario che finisce di colpire le imprese più piccole, stimate più rischiose e più difficili da valutare. Il sistema bancario aumenta la selettività, un po' per obbligo, un po' per desiderio. Guardate, tra il 2019 e il 2007 le imprese stimate rischiose su elaborazione di Banca Italia e Cerved come sono diminuite. Qui hanno fatto tante pulizie, le vulnerabili sono aumentate forse di poco, sono migliorate le solvibili e le sane. Cioè, qui hanno fatto la selezione da parte del sistema bancario è significativa. Selezione che
naturalmente non è fatta con criteri perfetti. Struttura finanziaria delle imprese italiane. Andiamo un po' più veloci e veniamo a noi. Rete Fidi, Confidi regionale Ligure. Obiettivo primario le imprese liguri, ma con un'attenzione anche alla diversificazione dei rischi sul territorio nazionale, per non concentrare il rischio in un'area sola. Ora vediamo rapidamente come abbiamo interpretato noi questa esigenza di diversificazione per venire incontro a un'esigenza di diversificazione della struttura finanziaria delle imprese, che sono il nostro obiettivo, ricordandosi che noi siamo non profit. Pochi numeri, imprese associate 4.600, garanzie in essere 106 milioni, patrimonio 21 milioni, più prestiti subordinati della Regione Liguria di 6,7 milioni, fondi propri a fini di vigilanza, questo tecnicismo sulle problematiche della normativa di vigilanza, 27,4 milioni, su attività a rischio ponderato di 49 milioni. Quindi stiamo facendo una leva abbastanza contenuta, abbiamo possibilità di crescere. Total capital ratio 41%, siamo piuttosto solidi. Risorse finanziarie 32 milioni, buona parte delle quali utilizzabili per le nuove iniziative che mettiamo in cantiere per il 2021. Grado di leva 1,33, sarebbe la proporzione tra i valori a rischio e i fondi di vigilanza. In questo caso il patrimonio e il totale dei mezzi di garanzia. Esperienza nel triennio. Noi abbiamo lavorato molto sui mini bond, abbiamo incontrato operatori e imprese. Fin dal 18 abbiamo fatto le prime operazioni come advisor e garanti oppure come investitori diretti, perché abbiamo quei 30 milioni di liquidità. Nel corso del 19-20 abbiamo organizzato il fondo cash, cioè un'iniziativa molto interessante con altri due confidi, Confidi Sardegna e Confidi Sistema, insieme a un SGR del gruppo Azimut Libera Impresa. Con questo abbiamo fatto 21 milioni di mini bond di taglia, cioè da 250k a 1 milione di euro a breve termine, 12 mesi, sottoscritto dal fondo, con un costo contenuto per essere mini bond, tasso del 2,70 e costo finale per l'impresa intorno al 4%, considerati gli oneri accessori. Breve termine. Per il 21 entriamo anche nel finanziamenti peer-to-peer alle imprese. E questo in una prima fase potremmo avvalerci di una provvita della Cassa Depositi e Prestiti per 8 milioni a valere su un plafond stanziato dalla CDP a favore di tutti i confidi vigilati attraverso la federazione Assoconfidi. Quello poi in cui stiamo lavorando è allo sviluppo in joint con operatori del settore di un progetto di creazione oppure di utilizzo di un esistente, di una piattaforma per rifinanziare presso gli investitori gli strumenti di finanziamento attivato, cioè il prestito. Questo diciamo è in questo momento la chiave dello sviluppo di questo settore e c'è grande fermento sul mercato, anche a causa della grande liquidità che è sul mercato in cerca di clienti a basso rischio. Questo è uno platform della CDP, la CDP ci dà una provvista ai confidi, questo verranno credo tutti i 34 confidi. Ciascun confidi farà un prestito alle PMI con la garanzia del fondo, all'80% del fondo
del Fondo Nazionale, e per noi dovrebbero essere appunto 8 milioni di plafond su buone aziende, a cominciare dalla Liguria, ma anche delle regioni limitrofe. Sono fra l'altro operazioni a condizioni di mercato, quindi non utilizzano il de minimis. Quello che speriamo di portare un mattone è a questa diversificazione delle fonti, in questo caso a un segmento basso di imprese, perché la taglia massima di questi prestiti voluta dalla CDP con la loro provvista è di 250.000 euro, quindi una taglia abbastanza contenuta. Io credo di essere stato nei tempi previsti, spero di non essere anzi stato troppo veloce. Se ci sono domande. Grazie professore. Ma innanzitutto c'è una domanda di un partecipante che chiede se finanziate o investite anche in piccole holding industriale o in società immobiliari. Allora, nulla ce lo vieta, soprattutto se lo facciamo a condizioni di mercato. Sicuramente, se ci sono delle priorità, sono per le imprese direttamente produttive di beni o di servizi, però non ci sono vincoli, dipende anche con quale provvista operiamo, se operiamo a condizioni di mercato, e anche se si tratta in particolare di holding, qual è l'obiettivo, cioè se è la holding che raccoglie i finanziamenti da girare a delle controllate, beh allora se è chiara la finalità dell'operazione, diventa solo tecnico il fatto che il destinatario del finanziamento è la holding. Può essere una strategia di finanziamento del gruppo, quello che sia la holding a raccogliere tutti i finanziamenti. Quindi la cosa va vista molto caso per caso. Il settore immobiliare è un settore un filino delicato di questi tempi, anche come merito di credito, perché risente dei problemi degli anni scorsi. Però anche questo si può vedere. Chiedevano anche una precisazione. Si parlava prima di finanziamenti con provvista CDP fino a un massimo di 250.000 euro. Sì, questo dovrebbe, io spero, riusciamo a partire per gennaio. Ecco, chiedevano, in caso di un fabbisogno superiore, c'è qualche altra possibilità di finanziamento? Beh, tutto si può vedere caso per caso, si può anche vedere di aggiungere una taglia di finanziamento con risorse nostre o con qualche altra, o con un'operazione bancaria. Cioè noi, quello che dialogando con l'impresa interessata o con i suoi consulenti, possiamo cercare la soluzione complessiva per il loro piano finanziario. Ecco, questo è limitato a 250, perché l'ha deciso la CDP e noi ringraziamo, perché è un'occasione, insomma, importante. Già far passare 8 milioni alle imprese abbastanza velocemente, qui i tassi saranno anche validi, ci dicono, perché loro ci danno la provvista in relazione ai tassi di mercato, noi ci aggiungiamo un piccolo spread e possiamo fare l'operazione. Si studia tutto il piano finanziario insieme all'impresa, cioè nei nostri compiti istituzionali nei confronti dei soci c'è anche quello. Dare una mano a definire il piano finanziario ottimale e dargli i consigli più opportuni, ecco, e anche aiutarli a raggiungere le fonti necessarie. Ecco, questo è il normale rapporto tra un consorzio fidi non profit e il socio che si approccia. Ecco. Capito. Un'ultima domanda, chiedono se questi finanziamenti, sempre basati sulla provvista di CDP, sono alternativi o se si possono sommare eventualmente ai finanziamenti
ottenuti nell'ambito del decreto rilancio, eccetera, quindi con garanzia, fondo centrale, adesso si riferiscano a quei finanziamenti. Come vedete in questa slide, queste operazioni devono avere la garanzia del fondo centrale all'80%. Quindi c'è un assorbimento di ESL in de minimis o in temporary che sia, comunque normale come qualunque altro utilizzo del fondo. Saranno operazioni a medio termine che noi cercheremo di fare le più lunghe possibile, quindi anche i 5-7 anni. E il fondo di garanzia ci vuole. Ora, confidiamo, avendo letto le bozze della legge di stabilità, del disegno di legge di stabilità, che le garanzie del fondo del decreto liquidità, quelle autorizzate dall'Unione Europea col temporary framework, siano prorogate fino al 30 di giugno del 21. Ecco perché giova un attimo. Ora, io non so, non sapendo che i partecipanti, comunque, voi sapete che ci sono due regolamenti per gli aiuti di Stato ai fini della garanzia del Fondo Nazionale, che pur esse sono aiuti. C'è il de minimis, che è quello che c'è sempre stato, più stretto, 200.000 ogni 3 anni, e con il valore della garanzia calcolato in un modo piuttosto pesante. Per cui il de minimis riesce a essere interessante solo alle imprese decisamente piccole, anche se qui stiamo parlando di importi abbastanza piccoli. Poi fino al 30 di giugno, speriamo, dovrebbe esserci alle stesse condizioni il temporary framework, che sono 800.000 euro, il valore delle garanzie calcolate in modo molto più leggero. Quindi col temporary la garanzia del Fondo Nazionale è molto più utilizzabile. Si vede poi di caso per caso su quale dei due regolamenti andare. Però insomma, confidiamo che ci sia ampia disponibilità del fondo di garanzia fino al 30 di giugno. Ottimo. A rispondere. Ecco, questa comunque esorterei i partecipanti a informarsi bene su questo funzionamento del de minimis e del temporary rispetto alla garanzia del fondo. Anche perché anche nel sistema bancario, soprattutto nelle reti, nelle filiali, operatissimi. Ho visto fare in de minimis operazioni che avrebbero potuto essere fatte in temporary, conservando il de minimis per altre cose, per la seconda metà del 2021, per altri tipi di contributo. Per cui informatevi bene. Ecco. Ottimo, molto bene. A questo punto non vedo ulteriori domande sul tema confidi, per cui ringrazio anche il professor Parini per il suo prezioso intervento sul tema dei nuovi servizi, dei nuovi strumenti messi in campo dai confidi. A questo punto, se potete ridarmi la linea, ok, perfetto. Non so se Pietro Pogliani è in questo momento in collegamento con noi, mi sembra di vederlo in linea, ma chiedo conferma. Ci saremo una domanda per lui. Eccoci. Però Pietro, ti chiedono se con operazioni di equity crowdfunding c'è un rischio e fino a che punto si può controllare che le quote dei soci fondatori possano essere diluite troppo a un certo punto, quindi accorgersi magari che andando in overfunding ci sia un'eccessiva diluizione e se eventualmente si possono poi successivamente riacquistare in una seconda fase. Allora, diciamo il meccanismo per tutelare, per limitare
l'ingresso di nuovi soci nel capitale, diciamo già insito nella struttura della campagna, che ha un obiettivo massimo oltre quale non si andranno a sottoscrivere nuove quote. Quindi l'aumento di capitale, per esempio, su un capitale di 10.000 euro sarà di nominali, sarà già impostato in modo tale che ci sia un obiettivo minimo, quindi una parte inscindibile e una parte scindibile che invece arriverà fino a 2.000 euro, e quindi il massimo delle quote sottoscrivibili saranno di 2.000 euro. Pertanto la diluizione sarà di 2.000 diviso 12.000 euro, e quindi poco meno del 20%. Quindi sicuramente la società che decide quanto diluirsi. Per quanto riguarda il riacquisto delle quote, c'è chiaramente la possibilità di riacquistare le quote dietro specifica volontà del proprietario, oppure c'è la possibilità di prevedere già delle clausole di riacquisto o delle opzioni di riacquisto delle quote a determinate scadenze, quindi magari quella di aggiungere un'opzione call sulle quote che sono sottoscritte dai nuovi soci, e quindi, per dire, a scadenza dei 3 anni necessari per le detrazioni fiscali, perché l'investitore deve tenere almeno 3 anni il proprio investimento per poter beneficiare delle detrazioni fiscali, la società può esercitare un'opzione call e riacquistare le quote dei soci. Quindi, diciamo, c'è abbastanza spazio di manovra anche su questa tematica. Perfetto. Una domanda al volo anche per te. Chiedono anche nel vostro caso se possono presentare progetti holding industriali o società immobiliari sui portali di equity crowdfunding. Allora, sulla nostra piattaforma al momento no, abbiamo deciso noi di focalizzarci solo sulle società e non su progetti immobiliari. Ho capito. Ci Bene, sono al piattaforme momento... diciamo verticali, specializzate, o piattaforme un po' diciamo più varie, che offrono anche questa tipologia oltre agli investimenti in società. Perfetto. Molto bene, a questo punto non vedo più domande per te, per cui abbiamo esaurito anche il supplemento di domande. Ti ringrazio ovviamente per la disponibilità, per essere rimasto fino alla fine a questo punto. Ricompaio anch'io in video. Allora, innanzitutto ringrazio la Camera di Commercio che ci ha ospitati, ringrazio i relatori che sono intervenuti, sono rimasti quasi tutti fino alla fine per rispondere alle domande. Mi auguro che ovviamente l'intervento di oggi sia stato utile per tutte le imprese partecipanti. Ricordo che nei prossimi giorni riceverete una mail in cui vi sarà allegato il materiale disponibile, ci sarà anche il link per rispondere al questionario qualitativo, quindi per fare una valutazione di questa prima giornata, e come dicevamo, per richiedere, se lo ritenete utile, anche un incontro personalizzato di mezz'ora, un'ora con altri, con gli operatori o con eventualmente altri esperti individuati da Camera di Commercio e da Innexta che possano rispondere alle vostre esigenze. Per cui chi lo desidera può richiedere un colloquio individuale, ovviamente online, con uno dei nostri esperti. Ricordo anche l'appuntamento della prossima settimana, il 26 novembre parleremo del bilancio, come si redige, quali sono gli aspetti più importanti di cui tener conto, come lo leggono gli interlocutori finanziari e in che modo va a incidere sulla possibile decisione di concedere o meno finanziamento, o comunque l'accesso a tali strumenti di finanziamento sulla base dei dati che vi vengono riportati. Per cui ricordo a tutti coloro che desiderano farlo di iscriversi anche al seminario della prossima settimana. A questo punto non vedo altri interventi, per cui mi accingerei a chiudere la mattinata. A questo punto ringrazio tutti e auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci al 26.